30 al 31 luglio, però sarà la prossima beata aperta perché i primi tempi ne hanno aperto proprio martedì e mercoledì. Sì, martedì e mercoledì è il pomeriggio. E quindi secondo me sulla carta è possibile, bisogna che ci confrontiamo con Antonio e Marcello. Ok, magari io posso scrivergli quando posso andare a loro. Sì, sì. Però intanto io lo tengo a mente. Okay. Sarebbe bello farlo di sì. Secondo me è nel pomeriggio. Sì, sì. Secondo me sì. E invece che il 30, io farei così, vale benissimo, però ti manderei sicuramente il programma, sì, perché avevo detto. E anche diciamo gli inviti differenziati, tu riceverai quello del 30 istituzionale, eccetera, mi ricordo. Sì, e invitiamo associazioni, cose, eccetera. Quindi cosa magari anche per iscriversi alle attività, capito, ti mando in modo che non vanno tutti alla stessa. E ovviamente. Esatto. Certo, tra il 30 e il 31, se loro possono, anche il 31 possono calmarsi così. Esatto. Tu ti senti più a tuo agio, tanto io non posso. Allora, buongiorno a tutti, e intanto ringrazio i nostri ospiti, ringrazio gli studenti del corso di disegno industriale dell'Università di Bologna. Loro sono tutti studenti del terzo anno e sono stati coinvolti in questo progetto che è Data Challenge Giovane Cultura, in particolare per lavorare assieme alle biblioteche, quindi non per ma con. E studenti e studentesse che si occuperanno di sviluppare servizi, sistemi prodotto e servizio in abbinamento a 5 biblioteche dei quartieri di Bologna. E vi presento questo talk che abbiamo organizzato, è finalizzato soprattutto a provare a raccogliere un po' di informazione e di conoscenza attorno al tema delle biblioteche, che è un tema molto caldo a Bologna. C'è un vero e proprio settore che è il settore biblioteche, e qui abbiamo la direttrice Veronica Ceruti, che è anche direttrice di Fondazione Innovazione Urbana, che diciamo è una designer intesa in senso molto largo, nel senso che ha cominciato a ridisegnare tutto il settore con una grande spinta verso un'innovazione che riguarda un'innovazione tipo sociale, digitale, tecnologico, quindi insomma più ci sono tanti altri innovatori oggi che parleranno, e al designer al loro modo, quindi intesi sempre in un senso molto ampio di che cosa vuol dire far parte delle culture del progetto o essere o avere una mentalità progettuale. Quindi oggi avremo l'opportunità di vedere quanto un settore che molto spesso è considerato molto statico e un contenitore di culture, in realtà è un propulsore di cultura e innovazione. Io lascerei la parola a Veronica e la ringrazio moltissimo di aver trovato il tempo per un saluto. Buongiorno, grazie a Valentina Gianfrate, grazie a voi e a tutti i colleghi e le colleghe che parleranno dopo di me, ad Antonella, a Agnoli e a Kilowatt. Allora, no, intanto veramente il mio ringraziamento è a voi perché state lavorando con noi per le biblioteche e quindi per la cittadinanza e per la città. Allora, io, come diceva Valentina, sono arrivata alle biblioteche da un anno e mezzo, quindi è un'esperienza molto recente ma molto intensa. Ho avuto l'onere e l'onore di trovarmi a dirigere questo settore, che appunto è un settore del Dipartimento Cultura e Promozione della Città, e in un anno e mezzo sono successe moltissime cose proprio perché siamo anche in un periodo storico particolare. Allora, trovarsi a dirigere le biblioteche in piena pandemia già è una sfida, ed è una sfida far sì che questi luoghi restino al passo con i tempi velocissimi,
tempi velocissimi di enormi e repentini cambiamenti dal punto di vista fenomenologico, cioè dell'influenza ovviamente delle tecnologie e dell'intelligenza artificiale, del digitale nel nostro mondo e nel nostro vivere quotidiano. Grossi cambiamenti dal punto di vista della socialità, perché le biblioteche innanzitutto sono un luogo di socialità. Questo luogo dove siamo adesso si chiama Piazza Coperta ed è una piazza, c'è un bar, ci sono dei servizi tutti intorno, è un'altra piazza, la seconda piazza del cuore di Bologna, c'è Piazza Maggiore e poi c'è questa. Quindi socialità durante la pandemia, digitale e anche l'investimento che io personalmente, noi personalmente, tutti quelli che sono qui condividiamo, l'investimento che riguarda i luoghi della cultura perché siano non solo luoghi del sapere ma anche luoghi accessibili, luoghi pensati per le comunità, investiti di un ruolo importante anche dal punto di vista della rigenerazione, sia urbana che umana. Quindi io vengo da 20 anni di esperienza nei musei e questo discorso riguarda i musei così come riguarda le biblioteche, così come riguarda i teatri. Io vengo adesso da un convegno che è in Fondazione Innovazione Urbana e purtroppo devo tornare di là perché devo parlare di là fra poco, che si chiama Culture and Health ed è un convegno europeo su cultura e salute, dove ho sentito i primi discorsi, i primi ragionamenti di colleghi, prestigiosissimi colleghi locali, nazionali e europei. Il tema che ritorna come un mantra è l'importanza del cross-sectorial way of doing things. Quindi l'unico modo, l'unica policy possibile è quella dell'intersettorialità, del cross tra i vari settori, le varie discipline, le contaminazioni, il non lavorare più solo cultura-cultura, sociale-sociale, educazione, scuola, contaminarsi e lavorare in maniera sinergica, perché altrimenti gli obiettivi e le sfide dell'oggi ce li vediamo passare davanti senza riuscire in qualche modo ad impattare come invece c'è bisogno che avvenga. Chiaramente l'Europa ci aiuta, i fondi sociali europei, le tante occasioni, i bandi Horizon, piuttosto che ci sono tante linee di finanziamento, risorse eccetera, ma lasciano anche questo grande monte di risorse, lascia un po' il tempo che trova se non viene colto e sfruttato nella maniera opportuna, e le collaborazioni sono fondamentali anche e soprattutto a Bologna, quanto mai, con l'università, con la ricerca, con le spinte che vengono da, e non lo dico in maniera retorica, ma con le spinte che vengono da menti come le vostre, che sono nell'occhio del ciclone, nel senso siete là dove bisogna essere, siete al centro delle cose che mutano e quindi siete portatori, agenti di cambiamento. In questo anno e mezzo le biblioteche si sono dovute ancora reinventare, innanzitutto proprio a fronte della pandemia, quindi cercando di mantenere alti e mantenere una prossimità, un'idea di prossimità che è centrale nel ruolo delle biblioteche, una prossimità anche fisica. Come si fa a essere prossimi fisicamente in un momento di pandemia? Ci sono molti modi che abbiamo sperimentato, dal prestito a domicilio, dal reference e il rapporto con gli utenti in tutti i modi e le maniere possibili, e anche internamente rileggendoci, rinterrogandoci,
mantenendo alto lo spirito critico, e quindi in questo vi racconteranno i colleghi di Kilowatt e la collega Simona Brighetti del Patto per la Lettura, e vi racconteranno un percorso che è cominciato proprio un anno più, ormai 2 anni fa, di trasformazione delle biblioteche, che è partito innanzitutto dall'interno, quindi dal chiederci quali fossero i nostri punti di forza, quali fossero le criticità, che cosa avremmo voluto cambiare, di che cosa avevamo bisogno, cioè partire dai nostri bisogni, innanzitutto formativi, ma non solo, anche di pratiche e abitudini interne del lavorare insieme. Vi racconteranno dell'etnografia bibliotecaria, della maieutica bibliotecaria e poi ancora dell'osservatorio sulla lettura. Domani siamo di nuovo qui, colleghi e colleghe delle biblioteche, a ragionare, a pensare a quale vuole essere la nostra visione, l'impatto che vogliamo generare nei prossimi anni nelle comunità e nei territori della nostra città. Quindi è un work in progress, è un percorso ancora in corso, ed è bene che sia così, perché le cose non si fanno rapidamente, ma i processi richiedono tempo, e la partecipazione richiede anche questa, tempo anche per sedimentare, per rielaborare, per poter essere poi reattivi e propositivi. Quindi insomma, è attraverso le collaborazioni veramente che secondo me stiamo facendo accadere delle cose. Da soli si fa poco, la pandemia ce l'ha insegnato, ce l'ha ricordato molto bene, e allora è attraverso le collaborazioni con altri soggetti che stiamo in qualche modo innovando. E allora il 30 maggio si apre una nuova biblioteca sulla quale state lavorando, che è Sala Borsa Lab, e verrete a visitarla e farete le attività che abbiamo messo in programma per la 2 giorni di inaugurazione, il 30 e il 31, e anche lì siamo insieme a una cordata di soggetti, a partire da Archilabò e poi tanti altri, per ripensare quel luogo come a uno spazio innovativo, uno spazio del fare. Abbiamo aperto Casa Gialla insieme ad Antonella Agnoli a Fondazione Innovazione Urbana, abbiamo ridisegnato, pensato ai servizi, all'identità di quel luogo con un processo partecipato insieme alla cittadinanza, a partire dagli adolescenti stessi, che sono il target fondamentali di riferimento per la Casa Gialla, e devo dire che sta andando molto bene. E poi altre cose che verranno, queste sono macro cose, ma in realtà il lavoro nelle biblioteche è fatto, ma come qualunque lavoro, è fatto sempre di 2 dimensioni, una dimensione più straordinaria, che è un po' anche quella che risponde ai tempi di oggi, ai bandi, alle risorse che arrivano copiose all'improvviso e ci chiedono di rispondere a bandi, fare progetti in maniera anche a volte un po' incalzante, ed esiste lo straordinario è un cantiere per rincollare una scultura di Hervé Tullet che è arrivata via mare dalla Corea. Questo è lo straordinario, è Sala Borsa Lab e tante altre cose. Poi c'è l'ordinario, che non è una connotazione, ordinario non in una connotazione negativa, ma quanto mai positiva, cioè la vita quotidiana, i servizi tutti i giorni, il presidio continuo, l'essere insieme ai cittadini, alle cittadine, dai bebè ai ragazzini, se mi sentono che dico ragazzini, ai ragazzi e alle ragazze delle scuole, agli studenti, agli anziani, che non si offendano perché dico anziani, agli anziani è una fascia dell'età, un'età della vita importante, tutti i giorni mantenendo alta questa prossimità cognitiva, relazionale e fisica. Questa è la sfida, sono 2 le sfide, mantenere parallelamente queste 2 identità, queste 2 vocazioni, e riuscire a sostenerle rimanendo al passo coi tempi. Noi ce la mettiamo tutta, grazie a tutti coloro, anche a voi, che ci aiutano
in questa sfida. Grazie. Grazie mille Veronica anche di averci dedicato di averci dedicato questo momento e anche per questa introduzione di quello che succederà a breve. E ti ringraziamo molto, noi siamo molto contenti di far parte almeno per un piccolo tratto di questo work in progress e speriamo che poi sia il lavoro degli studenti e delle studentesse del corso, sia poi tutto il resto che stiamo portando avanti con questo progetto possa insomma in qualche modo contribuire a queste tre dimensioni di cui tu ci hai parlato. Grazie. Grazie. Bene, e continuiamo questa mattina. Chiederei ad Antonio Ciccarone, che è il responsabile del settore biblioteche, di raggiungermi. E, so che hai delle slide, e dico soltanto due parole. Allora, volevamo che questa lezione aperta, perché di fatto è questo, e mettesse un po' a sistema quelle che sono le persone che stanno un po' facendo la differenza nel settore. Intanto ringraziamo tantissimo il settore biblioteche per averci dato questa opportunità di lavorare assieme e anche per tutto il lavoro in back-end che stiamo facendo di collegamento con le bibliotecarie e bibliotecari. Ringrazio anche Maria Chiara Corazza di essere qui con noi, perché già la settimana scorsa e 2 settimane fa ci ha aiutato tantissimo con gli studenti delle superiori, quindi ti lascio la parola e grazie mille. Benissimo, grazie. Allora, io sono, ho la responsabilità, diciamo così, delle biblioteche di pubblica lettura del settore biblioteche, che sono un pezzo, dopo vedremo un po' meglio. E quello che mi è stato chiesto è quello di fare una panoramica, ahimè dovrà essere necessariamente molto veloce e anche un po', diciamo, di superficie, per illustrare quella che è la rete, diciamo, delle biblioteche di pubblica lettura del Comune di Bologna, quali sono le relazioni che le biblioteche di pubblica lettura hanno con le altre biblioteche, con altri tipi di biblioteche, con altre realtà del territorio. Allora, se mi aiuta. Ecco, allora, questa velocemente la conoscete perché ho messo insieme un po' il riassunto degli elementi e delle slide che mi erano state condivise per capire quali erano i punti da mettere alla vostra attenzione. Quindi ho messo in rosso, ad esempio, l'attenzione principale, quella delle tematiche di genere, il fatto che si sta investigando della possibilità del coinvolgimento nella transizione digitale a scala urbana, il fatto che le biblioteche sono primariamente coinvolte, il tema dello STEM o degli STEM, dei data gap, cioè temi sui quali non mi soffermo perché ormai sono il vostro pane quotidiano, quindi la raccolta di dati, quali sono i silos di dati da mettere in legame tra di loro. Faccio una premessa, perché vedo che state prendendo forsennatamente appunti, queste slide io se volete ve le mando, così le mando alla professoressa, così le potete poi consultare. Appunto il tema della visualizzazione dei dati, che è una conseguenza ma è fondamentale anche nell'analisi e nell'interpretazione, le biblioteche come servizi di prossimità, ed è questo il motivo per cui ad esempio oggi ci focalizzeremo soprattutto sulle biblioteche del territorio, non ad esempio sulle due grandi biblioteche del centro di Bologna, Biblioteca Sala Borsa e Archiginnasio. E per finire, quella cosa che per me è interessantissima, è lo sviluppo di idee progettuali legate a prodotti e servizi complementari applicabili sul territorio. Allora, questa velocemente è una slide di appoggio, serve semplicemente per vedere dove sono situate le biblioteche del nostro settore nel territorio comunale. Voi conoscete un po' il territorio, quindi riuscite, ma poi tanto ve la mando, quindi poi ve la studiate con attenzione. Come vedete in centro ci sono più biblioteche, le altre sono dislocate nei diversi quartieri. E questa è la divisione, diciamo, delle biblioteche del Comune di Bologna, delle biblioteche comunali, in due grandi ambiti, quelle di pubblica lettura di cui abbiamo parlato finora e le biblioteche specializzate. Noi bibliotecari di solito usiamo anche il termine di conservazione, l'archiginnasio versus sala borsa. Se conoscete queste due biblioteche non avete bisogno di ulteriori specificazioni, una biblioteca che è votata alla conservazione del patrimonio
e alla diffusione ovviamente, alla valorizzazione eccetera, e una biblioteca invece che ha come base soprattutto o anche i servizi. Nell'elenco delle biblioteche di pubblica lettura, in fondo, trovate due biblioteche particolari, la Biblioteca Cabral e la Biblioteca Italiana delle Donne, che sono due biblioteche specializzate, una sui temi della multicultura, dell'intercultura, e l'altro sui temi del femminismo, che sono però biblioteche specializzate che potrebbero far parte di entrambi gli ambiti. Sono state messe nel gruppo delle pubblica lettura perché ovviamente hanno una attenzione molto forte anche non soltanto alla conservazione del patrimonio, ma anche all'erogazione e allo sviluppo di nuovi servizi verso i pubblici che sono quelli loro tipici. Questa slide ve l'ho messa semplicemente per dirvi che adesso le biblioteche del nostro territorio sono comunque sviluppate o hanno una rete molto forte anche con tutto il territorio della città metropolitana. E qui trovate una mappa, e vi ritroverete nelle slide, una mappa che rappresenta i 6 distretti culturali della città metropolitana. La città metropolitana sono quelle che una volta erano le province, insomma, quindi la provincia di Bologna, adesso città metropolitana, ha al centro Bologna, che è quella zona grigia, e tutto intorno i 6 distretti culturali, che hanno una loro coerenza e anche hanno una loro presenza molto forte in termini istituzionali. Un esempio che faccio sempre è che se voi ingrandite la parte grigia, potete immaginare come, ad esempio, le biblioteche che si trovano ai confini della città molto spesso intessono relazioni molto più forti con le biblioteche della città metropolitana, quindi dei distretti limitrofi, piuttosto che ad esempio con altre biblioteche della nostra rete comunale o con le biblioteche del centro. Un esempio è Borgo Panigale, ma anche la biblioteca Ginzburg, come vedremo, rispetto ad esempio al territorio di San Lazzaro. Poi qui farò un excursus molto veloce sulle biblioteche, semplicemente per presentarvele. La parte in corsivo ve la ritroverete, poi ve la leggete se siete interessati, interessate, perché è la presentazione, una breve presentazione storica, diciamo, delle biblioteche. Sotto ciascuna biblioteca invece ho messo 2 o 3 elementi che mi sono stati raccontati e detti dalle responsabili e dal responsabile delle biblioteche come elementi caratterizzanti, ma spesso si tratta di elementi che sono trasversali, di problemi e opportunità e anche ricchezze che sono trasversali a tutta la rete. Ad esempio, per la biblioteca di Borgo Panigale, che è una biblioteca molto periferica, osserviamo che, ad esempio, il fatto che il territorio del quartiere, Borgo Reno, è il primo per grandezza, è molto esteso, ma è quello con la densità abitativa più bassa. Una cosa che ho cercato di trattenere, diciamo, in questa selezione sono quegli elementi di valutazione e di analisi che possono essere poi trattati come dato, sui quali quindi mi aspetto che voi potete, volendo, anche lavorare. Ad esempio, poi c'è il tema della grande distanza dal centro. Come dicevo prima, le biblioteche che sono lontane dal centro hanno una rete molto forte con gli altri territori, ma poi, come dice spesso la responsabile, alla fine tendono comunque anche i nostri utenti ad andare in centro. Quindi questa dinamica del centro versus le periferie è qualcosa che c'è da sempre, qui a Bologna, ma non soltanto qui a Bologna, nelle biblioteche, non solo nelle biblioteche. Ho fatto quell'osservazione, ma prestito a domicilio versus prestito locale, perché mi sono accorto, lo vedremo dopo perché comunque sono delle slide su quello, poi c'è il tema dell'educazione permanente, gruppi di lettura per adolescenti, e in azzurro, in blu, ho messo in alcune biblioteche alcuni punti di, chiamiamola blandamente, innovazione. Cioè, la biblioteca di Borgo Panigale ha uno spazio esterno, 2 spazi esterni in realtà molto belli, e finora, fino a poco tempo fa, sottoutilizzati. C'è stato questo progetto della BIG, Biblioteca in Giardino, mediante la quale, utilizzando associazioni del territorio e delle cooperative, abbiamo allestito un pezzo di giardino con delle strutture in legno che permettessero di utilizzare quegli spazi anche durante la bella stagione, e ci sono stati utilissimi nel periodo della pandemia per motivi che potete immaginare, quando all'interno non si potevano fare attività e quindi la biblioteca aveva questo sfogo, diciamo, all'esterno. Ecco, queste sono le slide di cui vi parlavo. Se voi vedete, questa slide l'ho presa
dai dataset del Comune di Bologna, quindi sicuramente li avrete già visti. Se voi vedete quel diagramma lì, quel quadrato molto grande è il numero dei prestiti di Biblioteca Sala Borsa, che quando parliamo di prestito locale, cioè il prestito di chi va in biblioteca e registra il prestito di un libro, di un DVD, la fa da padrone, insomma è la più grande. Scorri? Quando andiamo invece all'attivazione del prestito a domicilio, dove è importante il servizio di prossimità, vedete che l'importanza di Sala Borsa diminuisce. Quindi quella che è una ricchezza è la biblioteca in centro, quindi io vado in biblioteca perché è comoda, diventa un handicap quando si tratta invece di situazioni nelle quali la prossimità, la vicinanza, il servizio personalizzato diventa più importante. È ovviamente proprio un carotaggio molto semplice, molto banale, soltanto per farvi vedere che molto spesso la visualizzazione e la lettura dei dati può essere utile anche per capire dinamiche diverse. Questa è Big, va bene, ho messo delle foto anche delle biblioteche. La biblioteca Pezzoli, anche questa, quartiere Borgoreno. Di solito nei quartieri di Bologna ci sono due biblioteche per quartiere, con l'eccezione del quartiere Navile, che ha tre biblioteche, e del quartiere Savena, che ha una sola biblioteca. In questo caso la responsabile ha sottolineato soprattutto la mancanza di spazi per le attività. Tra l'altro questa è l'unica biblioteca che ancora non ha attivato in maniera forte il progetto Nati per Leggere, e la mancanza di segnaletica. Questa è una classica situazione trasversale di cui soffrono tutte le biblioteche. Le biblioteche non sono segnalate come biblioteche, non solo al loro esterno, in certi casi proprio sai che c'è la biblioteca perché lo sapevi già, ma anche nei percorsi soliti della città. Quindi non c'è una segnaletica evidente che ti porti verso la biblioteca o che ti faccia notare che appunto in quei pressi c'è una biblioteca. Quindi questa è veramente un limite e una criticità segnalata da tutti. Questa è una foto della sala ragazzi, come potete vedere è una situazione assolutamente non accogliente, non adatta per attività legate ai più piccoli. Cioè è bene che ci sia, ma non basta. Non basta soprattutto per quelli che sono gli standard ai quali ormai siamo abituati nelle biblioteche pubbliche, soprattutto qui nel nostro territorio. La biblioteca Corticella è una delle tre biblioteche del quartiere Navile. Contesto socioambientale, operaio e popolare, la criticità che ha segnalato la responsabile è quella, diciamo così, il rovescio della medaglia della ricchezza dei territori nei quali ci sono molte associazioni. Cioè il rischio è che la biblioteca diventi un contenitore nel quale tutti vogliono andare a fare le loro cose per avere la disponibilità di spazio e di strutture, ma spesso poi si finisce per fare delle attività che non sono esattamente coerenti con quella che è la mission, la visione delle biblioteche. Una cosa bella, semplicemente va gestita, cioè non è di per sé una cosa negativa questo tipo di ricchezza, va soltanto gestita. E poi l'importanza della storia locale di valorizzazione del territorio, che è quel tema di cui parlavamo prima, le biblioteche del territorio, appunto le biblioteche cosiddette di quartiere, sono importanti anche perché hanno un legame molto forte con la storia del posto in cui sono sorte e situate. A proposito delle criticità, anche questi dataset, queste visualizzazioni dovreste conoscerli, sono le mappe, diciamo, che il Comune di Bologna ha creato visualizzando gli indicatori di fragilità legati alle condizioni sociali, economiche, di reddito, eccetera. Vi consiglio di, se non l'avete già fatto, ma quasi sicuramente l'avrete già fatto, di andare a leggerle, e sarebbe molto interessante vedere come, è una cosa che mi piacerebbe da sempre fare, come queste mappe si sovrappongono poi alla rete delle biblioteche. Le biblioteche di pubblica lettura nel territorio sono nelle zone di cui c'è veramente bisogno o nelle zone nelle quali i cittadini e le cittadine hanno già un sacco di possibilità? Sarebbe una cosa da investigare. E questa è una foto della piazzetta Gorki, dove la biblioteca Corticella tutte le estati, in collaborazione con le realtà del territorio, organizza un sacco di attività. Forse alcune di queste biblioteche le conoscete e le avete già visitate. Casa di Caolo invece è la biblioteca all'interno dell'ippodromo. È una biblioteca che ha una vocazione verso la multicultura, l'intercultura e anche le attività per ragazzi. E questo si vede anche nei prestiti. È una biblioteca nella quale la percentuale di prestiti dei piccoli è altissima.
Nati per Leggere viene organizzato, anche la responsabile sottolinea il fatto che cittadini e associazioni richiedono l'uso degli spazi, quindi questo interscambio con il territorio c'è sempre. Questa è una foto della biblioteca. La biblioteca LAM invece è una biblioteca, ho segnato che è gestita in outsourcing, a voi interessa il giusto, comunque è una biblioteca comunale dove il personale non è interamente dipendente comunale. Questo apre scenari che a voi per il vostro tipo di ricerca sono meno interessanti, ma che comunque riguardano dinamiche di gestione del pubblico, del bene pubblico, degli spazi pubblici e così via. Ha sottolineato il fatto che si tratta di una biblioteca vecchia e inadeguata architettonicamente, e la responsabile ha invece sottolineato il fatto che, e questo è interessante per noi, prima della pandemia era una biblioteca che continuamente diventava oggetto di gruppi di adolescenti che andavano in biblioteca non utilizzando i servizi della biblioteca, ma semplicemente come in una forma positiva, cioè per far casino sostanzialmente. Dopo il periodo della pandemia questi gruppi di adolescenti non sono più tornati. Quindi questa osservazione è un'osservazione che si riferisce al pre-pandemia, e questo tema del dove sono finiti questi ragazzi è tema che non so quanto lateralmente fa parte poi anche del tipo di investigazione e di analisi che state facendo, almeno da quello che mi sembra di aver capito. Questa è una foto notturna della biblioteca Lame, va bene? La biblioteca Scandellara è una biblioteca che di recente abbiamo ristrutturato. Anche in questo caso quello che mi piace sottolineare è ad esempio il fatto che in questa biblioteca c'è una grande attenzione al tema della divulgazione scientifica per adulti, perché spesso nelle biblioteche, o l'immagine che sia delle biblioteche, di posti nei quali si va a leggere narrativa, no? Quindi i libri che si prendono sono soprattutto lì, e statisticamente questo è vero. Le nostre biblioteche, e questa in particolare, invece hanno una grande attenzione anche ai temi della divulgazione scientifica, ma non solo. E infatti ho segnato qui il percorso Pillole di Scienza, organizzato dall'Associazione Bibi Bologna, che sono delle attività che vengono fatte nelle biblioteche, forse vedo qualcuno che annuisce, quindi forse lo conoscete, che vengono fatte nelle biblioteche nelle quali dei divulgatori scientifici parlano di temi diversi, relativi appunto a quello STEM di cui abbiamo visto, che abbiamo visto prima. E poi un ulteriore punto molto importante è la necessità di punti di prestito decentrati, cioè la biblioteca è un luogo fondamentale, riconoscibile nel territorio, ma non può essere l'unico. I territori sono molto vasti, con bisogni molto diversi, quindi è necessario anche che la biblioteca esca fuori da sé. Adesso acceleriamo un po', altrimenti non ce la facciamo. Questa è una foto della biblioteca. La biblioteca Spina, direi che potrei dirvi, anche in questo caso ci sono aspetti, vengono rilevati aspetti di fragilità socio-economica. La collega, la responsabile, ha sottolineato il tema della politica degli acquisti, e ho visto che nelle slide che avevo visto sui dataset sui quali lavorate, questo incrocio appunto della politica degli acquisti, di prestito e della cittadinanza, diciamo, degli utenti, è una cosa che, sulla quale state lavorando, ma io ho messo in blu, in azzurro, soltanto il tema Casa Gialla, che già conoscete, e quindi già quello basterebbe, insomma, per caratterizzare questa biblioteca. Questa è la biblioteca. La biblioteca Ginsburg invece è l'unica del quartiere Savena, e infatti è la biblioteca con il numero più alto di prestiti. È una biblioteca che si è spostata in diverse sedi e nella quale, diciamo così, i due punti di maggiore interesse sono il fatto che, come altre biblioteche, lavora molto non solo con le associazioni ma anche con le realtà istituzionali del territorio, e questo è un elemento fondamentale per poter lavorare appunto sulle politiche della città, e sul fatto che ha una grande attenzione all'accessibilità. E per accessibilità si intende non soltanto le barriere architettoniche, ma anche gli orari di apertura, il fatto che ci sia un orario molto ampio nel quale si risponde al telefono, ad esempio, cose banali ma che sono comunque molto importanti. Questa è la biblioteca. E la biblioteca Borges, quartiere Porto Saragozza. Anche in questo caso ho messo, tornano i temi, quindi non sto a leggerli, sono temi che abbiamo già visto in diversi casi. Ho messo soltanto la collaborazione con Bologna Attiva alla Dumbo di Bologna, che forse appunto anche in questo caso conoscete.
ma è un alert che vi invita ad andare a vedere, insomma, se non lo conoscete, ci sono comunque anche in rete molti, molti materiali. Questa è una foto di come non dovrebbero essere le sale studio, di come sono adesso le sale studio della Biblioteca Borges. È un alveare. È una cosa che nei nostri occhi, immagino anche nei vostri, è cambiato molto il concetto di spazio. Cioè, prima della pandemia questa era piena. Adesso vederla piena risulterebbe fastidioso, questo assembramento. Quindi qualcosa è cambiato ed era inevitabile che cambiasse. E la biblioteca Tassinari Clò, la Villa Spada, che adesso è chiusa, in ristrutturazione, aprirà tra poco ed è una biblioteca molto bella, perché a parte che è molto frequentata da studenti, ma si trova in un parco altrettanto bello e anche questa all'interno di una rete territoriale molto ricca in termini culturali. Questa è una foto del parco della biblioteca, dell'accesso. Per finire, con le biblioteche di pubblica lettura, la vecchia biblioteca di Vicolo Bolognetti, la multimediale Ruffilli, nella quale a breve aprirà sotto sotto un nuovo nome, un nuovo progetto, Sala Borsa Lab, all'interno del quale ci sarà il progetto Liquid Lab. Anche su questo non aggiungo niente, perché si tratta di progetti che meriterebbero da soli un solo talk. Adesso, velocemente, ci sono delle slide che avevo preparato, ma non possiamo diffonderci, anche perché il tempo a disposizione non è tantissimo. Ad esempio, queste sono alcune visualizzazioni, le ho prese ad esempio da un prodotto fatto dalla collega Simone Bordoni, che forse voi avete incontrato, del Dipartimento Cultura. Questa è un'illustrazione di quelli che sono un pezzo della performance delle biblioteche, quindi il numero di ingressi nelle biblioteche, vai avanti. Ma quello che mi è piaciuto molto è questo, cioè l'incrocio di dati. Anche questo forse l'avete visto, è l'incrocio tra il numero di ingressi e il numero di prestiti. E si vede come le biblioteche si situino in una fascia più o meno trasversale, e come dire che sostanzialmente per la maggior parte delle biblioteche l'utilizzo che si fa delle biblioteche è un utilizzo soltanto, passatemi il termine, per il servizio di prestito, cioè si va in biblioteca per prendere il libro e restituire il libro. È una cosa buona, ma non si può ridurre tutto a quello. Quindi ci sarebbe molto da dire anche su questo, quali sono le biblioteche che ad esempio sono eccentriche rispetto a questo percorso, però voi lo sapete fare meglio di me, non avete bisogno del mio aiuto. Vai pure. Qui è una statistica che ho fatto velocemente ieri, semplicemente ho diviso nel 2019 gli utenti attivi per fasce d'età, e anche questi sono dati che si potrebbero leggere in maniera molto utile. Ad esempio, si può vedere come nella Biblioteca Borges la fascia 25-44 anni è quella più alta, mentre guardando la fascia 09 vediamo che spicca ad esempio la biblioteca Casa di Caula, cioè il numero di utenti attivi è direttamente proporzionale a quella che è la vocazione delle biblioteche, il lavoro dei bibliotecari porta a determinati risultati, e questo lo si vede appunto, così come si potrebbe notare una correlazione tra l'età media dei cittadini e delle cittadine di un territorio e appunto gli utenti attivi delle biblioteche. Poi qui velocemente, ma qui veramente molto velocemente, ho tirato giù alcuni aspetti, dalla carta dei servizi, il primo esempio, il primo tentativo di fare una carta dei servizi delle biblioteche di Bologna. È l'edizione del 2018, poi è arrivato quello che sapete e non è stata mai aggiornata. Adesso la vorremmo aggiornare, ma aggiornarla in una maniera diversa. Come vedrete è una carta dei servizi, la scorreremo velocemente, nella quale piuttosto che parlare di possibilità e risorse e opportunità, si fa un elenco dei divieti. È quell'approccio per cui quando spesso il pubblico parla dei servizi, ti dice quello che si può fare e quello che non si può fare, più per tutelarsi che per farti venire voglia di andare in biblioteca, sostanzialmente. Adesso, velocemente, ad esempio, uno dei servizi è il servizio di informazione e di orientamento. Come vedete, a un certo punto si chiarisce che il servizio non fornisce risposte su quesiti riguardanti patologie o terapie mediche. Così come buona parte dell'orario di apertura della biblioteca. Seconda slide. Il servizio di consultazione e lettura in sede,
si dice non quali sono le possibilità, ma il fatto che ci sono dei documenti che tu non puoi prendere in prestito. Cioè, io ti sto raccontando un servizio, te lo devo rendere non tanto accessibile, ma bello, diciamo così, ma faccio un elenco di tutto quello che non si può fare. Nel servizio di prestito si fa praticamente metà dell'articolo dedicato ai documenti che sono esclusi dal prestito. Andiamo avanti. Queste invece sono due risorse molto belle, il prestito interbibliotecario e il prestito intersistemico circolante metropolitano, nel quale si recupera quel legame col territorio della città metropolitana, della vecchia provincia di cui abbiamo parlato prima. Quindi è un servizio nel quale crediamo molto e nel quale stiamo investendo molto. Il servizio di biblioteca digitale, anche qui Emilib ha una riga, ma di Emilib bisognerebbe veramente parlare tantissimo. Non puoi ridurre un servizio come quello, che ripeto forse conoscete, ad una semplice riga, ma così come la digitalizzazione che si trova all'interno di Archiweb. Invece sul servizio Wi-Fi e Internet è una roba sterminata questa pagina, perché si raccontano quello che si può fare, quello che non si può fare, che non può installare software, che la password del personale, sempre in una specie di universo concentrazionario dove praticamente io ti dico soltanto quali sono i limiti dell'utilizzo di questi servizi. Poi sui servizi online invece si potrebbero scrivere pagine e pagine, due righe. Vado avanti. I servizi di riproduzione, i servizi di attività culturale, di promozione della lettura, museali e visite guidate, dove per la prima volta compare il termine ragazzi. Cioè, un'intera carta dei servizi... premessa, questa roba qui nel gruppo di lavoro c'ero anch'io, quindi non sto parlando male di nessuno se non del lavoro che ha stesso fatto allora, con uno sguardo che era diverso da quello di adesso. Si parla di ragazzi solo di qui, non si fa nessun riferimento alle tematiche di genere, agli adolescenti, quindi capite che è un limite molto forte per quella che dovrebbe essere la carta d'identità dei servizi che vengono offerti dalle biblioteche. Servizi, fruizione di spazi, questa situazione molte amministrative. Questa velocemente non lo leggo, ma sono i nuovi servizi invece, vi può essere utile, che abbiamo attivato nel periodo della pandemia, servizi molti dei quali manterremo e manteniamo, come ad esempio il prestito a domicilio gratuito, la possibilità di avere di partecipare online alle attività delle biblioteche e anche altri. Poi un riferimento al welfare culturale, che spesso ritorna, e immagino che anche nelle vostre letture, nei vostri confronti torna. Ci ho messo appunto XLS perché il welfare culturale per le biblioteche è come l'estensione nei file che avete nel computer. Anche se non è evidente, c'è comunque. Il welfare culturale è qualcosa che nelle biblioteche c'è da sempre. Quello che si sta facendo in questo periodo, in maniera anche nominalistica, diciamo, cioè il fatto che il nostro settore venga chiamato adesso settore biblioteche culturali e biblioteche comunali del welfare culturale, è far emergere qualcosa che nelle biblioteche c'è da sempre. Quindi questa è un'osservazione quasi personale che faccio su questa continuo insistere, giusto insistere, sul tema del welfare culturale, del welfare di comunità, eccetera, all'interno delle biblioteche. Per concludere, siccome ciascuno poi si affeziona a determinati paradigmi, quello a cui sono affezionato io è quello della biblioteca come luogo terzo, che forse avete già sentito, non è recente, quindi però penso che, come si dice dei saggi, datato ma sempre riproponibile, quindi il tema della biblioteca come luogo terzo che a me piace molto. Non tanto il riferimento, questi sono due estratti, due citazioni presi da un libro sulla biblioteca come luogo terzo che c'è in biblioteca. Non soltanto il fatto che, come dice la prima frase, un allestimento interno, estetico e confortevole non è sufficiente in quanto il luogo terzo è prima di tutto una questione di politica pubblica, va contro quello che io cerco in realtà di fare sempre, e ci sono testimonianze, il fatto che nelle biblioteche, le biblioteche devono essere anche belle. Ma la frase, la citazione finale, che è molto lunga, non ve la leggo perché leggere le slide è noioso e fastidioso, e ve la leggete quando poi vi manderò le slide. Direi che vi ringrazio, io ho finito e forse ho preso anche un po' troppo tempo. Grazie. Grazie Antonio, credo che abbiano forse annotatamente comunque preso appunti, perché il tuo intervento è stato per loro secondo me molto chiarificatore, un po' della vocazione
di alcune delle biblioteche sulle quali stanno lavorando, e poi anche questa dimensione non solo comunale, però il legame con città metropolitana e quindi con i distretti culturali è una cosa da valutare molto attentamente, soprattutto per chi lavora sulle biblioteche un po' al limite tra il territorio del comune di Bologna e gli altri comuni della città metropolitana. Quindi grazie mille e grazie anche per averci fatto vedere la carta dei servizi. Uno degli obiettivi del corso potrebbe essere quello di fare delle proposte di integrazione alla carta dei servizi e stimolare una lettura critica di quello che potrebbe essere integrato. Grazie anche per l'aggancio con il concetto di welfare culturale, perché adesso chiamerei Gaspare Caliri e Simona Brighetti qui con me. E ve li introduco rapidamente. E, diciamo che la loro azione su più livelli ha influito moltissimo anche nel rendere Bologna una città fortemente caratterizzata da processi di welfare culturale. Gaspare Caliri è uno dei soci fondatori di Kilowatt, che penso che conosciate tutti molto bene, anche soltanto per essere andati a studiare nella zona delle serre, ai Giardini Margherita. E, anzi, vi volevo complimentare per aver reso veramente quello spazio un luogo aperto agli studenti e indipendente, e quindi questo è un enorme valore per chi lotta quotidianamente per avere uno spazio per studiare, eccetera. La cosa che volevo dire ad Antonio, le vocazioni delle biblioteche, la questione dei prestiti, eccetera, quando abbiamo chiesto sia ai nostri studenti e studentesse universitari che studenti e studentesse delle scuole superiori perché vanno in biblioteca, la prima risposta, a volte anche l'unica, è stata perché sono per noi posti dove studiare. Quindi la questione del prestito per loro è un po' lontana, proprio perché forse c'è bisogno di ricreare un contatto tra una fascia diciamo giovanile, in senso anche qui un po' a geometrie variabili, e l'oggetto libro, l'oggetto lettura, eccetera. Comunque, tornando ai nostri ospiti, oggi insieme a Gaspare c'è Simona Brighetti, che è una delle persone che maggiormente ha influito nell'integrazione di nuovi servizi all'interno delle biblioteche e anche di un nuovo paradigma, diciamo, culturale attorno a alcuni aspetti, per esempio tutto il tema di Nati per il patto per la lettura, Nati per leggere. Lei è una dei promotori e sviluppatori di questo tipo di servizi e di attività. Inoltre ha fondato anche la Biblioteca delle Donne, e con una forte attenzione alle tematiche di genere e alla possibilità di accedere poi a risorse molto specifiche sul tema del femminismo, della gender equality, eccetera. Quindi assieme stanno portando avanti questo progetto di etnografia bibliotecaria e lavorando anche moltissimo sul concetto di impatto legato alle biblioteche. Quindi vi lascerei la parola e vi chiederei di spiegarci un po'. Grazie Valentina. Allora, tanto buongiorno a tutti e a tutte e a tutto. Appunto, io sono Simona e Valentina ha detto, intanto la ringrazio per avermi invitato. Sì, io ho fatto un percorso abbastanza complesso nella mia vita professionale, ho iniziato dentro ai musei, poi qui in Sala Borsa proprio all'inizio, poi sono stata 3 anni alla Biblioteca Italiana delle Donne e adesso da qualche anno sono la responsabile di questo ufficio di coordinamento del patto per la lettura. E mi fa piacere perché appunto adesso spostiamo un attimo e proviamo anche a ricollegare delle questioni anche che sono emerse dal primo incontro che ha fatto, cioè da quello che diceva Veronica. Sono qui con Gaspare Caliri di Kilowatt, come avete già detto, che faremo un po' a metà. Io vi racconto un po' quali sono stati i primi la partenza di alcuni percorsi che stiamo facendo insieme, e insieme però con tutte le biblioteche e con tutta la rete del patto per la lettura. La cosa che mi interessa appunto dirvi è appunto, io rappresento un ufficio di coordinamento di una rete, quindi non è una cosa mia, ma è una cosa che sta succedendo in questa città. La rete del il patto per la lettura, Bologna l'ha adottato nel fine 2018 su impulso del Centro per il Libro per la Lettura.
che aveva individuato come lo strumento del patto per la lettura come uno strumento possibile di governance, proprio per mettere in rete, far collaborare, attivare, creare delle alleanze tra soggetti diversi che a vario titolo lavorano sulla lettura e sulla promozione della lettura. Tanto questa cosa qui ha funzionato in tutto il territorio nazionale, che è diventato anche parte della legge 15 del 2020, dove c'è tutto il piano d'azione nazionale sulla promozione della lettura. Di fatto che cosa è successo? A Bologna, con un po' anche con la spinta che caratterizza un po' gli ultimi anni di delle ultime amministrazioni, è quello proprio di essere molto partecipativi, molto aperti, quindi attorno a determinate impulsi, tematiche, attenzioni, punti obiettivi, si radunano proprio tutte le forze che può esprimere il territorio. Quindi in questo caso, quando è stato presentato la prima volta dall'allora assessore alla cultura, adesso attuale sindaco e assessore alla cultura, Matteo Lepore, erano 104 le realtà pubbliche e private che avevano aderito al patto per la lettura. Adesso io vi sto facendo vedere, non lo scorriamo, c'è il sito, vi avevo dato prima anche la cartolina, dentro nella voce il patto potete aprire, ci sono i 10 punti programmatici del patto per la lettura, a cui appunto tutte queste varie realtà, alcune più strutturate assolutamente delle istituzioni, altre invece anche solamente dei gruppi informali o delle anche persone singole, hanno aderito perché credevano in questi aspetti valoriali e in queste possibilità. E che cosa abbiamo fatto? E trovandoci con queste 104 realtà, appunto, la pubblica amministrazione ha pensato di organizzare un ufficio di coordinamento proprio per tentare di governare tutte queste richieste, queste proposte, e mettere insieme, far lavorare veramente in sinergia comune tutte queste realtà. La prima cosa che abbiamo fatto è partire con un percorso partecipato, con dei tavoli tematici. Uno di questi tavoli tematici era proprio quello sull'osservatorio sulla lettura, che è quello che adesso oggi vi focalizzeremo un attimo l'incontro. Mi preme solamente dire che appunto la richiesta maggiore della città è stata quella di valorizzare già tutte le attività, tutte le occasioni, tutte le progettualità che il territorio già esprimeva. E infatti abbiamo realizzato, e la prima cosa che abbiamo realizzato, che abbiamo presentato a febbraio 2020, dopo neanche un mese, poi siamo entrati in pandemia, era proprio questo sito web con un canale Instagram collegato, che adesso è stato hackerato da 2 settimane da, sembra, i russi, vabbè, però la polizia postale ci ha detto che forse dovremmo riuscire a recuperarlo, e questo sito prova a mettere proprio insieme tipo un hub aggregatore di tutte queste realtà che hanno aderito e che fanno delle cose attorno ai libri e alla lettura. E è un sito dove trovate appunto chi legge, c'è tutto il protagonismo dei gruppi di lettura, di chi vuole scrivere e dire che cos'è per loro la lettura, che viene pubblicato e a cui abbiamo fatto delle campagne di promozione con CIP per la città, mettendo proprio le parole di lettori e lettrici sulla città di Bologna, quindi dando protagonismo a chi legge. C'è la parte delle conversazioni, che sono una serie di interviste che facciamo a varie personalità che attraversano la città per teatro, musica, ma anche altre cose, e chiediamo loro proprio di raccontarci che cos'è per loro l'esperienza della lettura, che cosa vuol dire i libri, leggere, studiare e frequentare biblioteche e altri luoghi proprio per il loro anche percorso creativo. Poi ci sono le parti delle attività, dove c'è appunto i progetti che stanno iniziando appunto dopo 2 anni e mezzo di attività. Abbiamo iniziato proprio a mettere insieme tantissimi progetti. Uno, per esempio, giuro che non l'abbiamo fatto apposta, però Fuori Leggere è un progetto che appunto, come patto per la lettura, insieme alla Confraternita dell'Uva, che è una libreria indipendente, facciamo a kilowatt per le serie. Cioè, nel senso, abbiamo deciso quest'anno di provare a invitare degli editori indipendenti a raccontare la loro esperienza. E quindi abbiamo fatto questa cosa qua e ci siamo messi insieme, proprio immaginando come potevamo lavorare insieme.
Poi c'è la parte dei luoghi, dove abbiamo mappato tutti i luoghi della lettura, dove ovviamente principalmente ci sono le biblioteche e le librerie della città, ma ci sono anche i punti book crossing, book station, ma anche dei punti dove per esempio le persone attraverso questo percorso partecipato ci hanno detto, non so, delle panchine dove si poteva star bene anche a leggere, quindi anche rispetto proprio a luoghi dove fare delle cose insieme, oppure per esempio anche fare delle letture ad alta voce o dove accadono delle cose legate alla lettura. Ok, ritorno all'osservatorio sulla lettura. L'osservatorio appunto era era questo tentativo di dire iniziamo a osservare la lettura e cercare di capire come possiamo che cosa possiamo fare, leggiamola. E la prima cosa, intanto il gruppo di lavoro è un gruppo di lavoro che rispecchia la pluralità degli sguardi del patto per la lettura, quindi ci sono le biblioteche, ma ci sono anche le librerie indipendenti, ci sono le librerie di catena, ci sono anche delle associazioni del territorio che lavorano sulla lettura, quindi uno sguardo plurale, e questo per me è uno dei punti di forza, mettere insieme delle realtà molto differenti che a vario titolo comunque lavorano per promuovere la lettura. E abbiamo iniziato ad analizzare i vari silos e le varie analisi e dati set, silos di dati rispetto alla lettura. Per esempio, voi sapete, ci sono spessissimo le questioni legate al fatto che i lanci dell'allarme che non si legge ovviamente sono sempre allarmi a livello nazionale, però effettivamente tutti i dati e gli allarmi sono legati a per esempio la questione della vendita dei libri, non mettono insieme per esempio vendita dei libri con i dati per esempio di prestito delle biblioteche. E poi, come sapete meglio di me, ma forse è una cosa impossibile, i libri fanno tanti giri, nel senso, io spesso e volentieri a casa mia siamo io ho tanti nipoti, quando compro un libro, cioè, lo leggono in 4, 5, 6 persone, quindi contare solamente uno forse è riduttivo. Quindi abbiamo analizzato tutti questi dati che ci sono a livello nazionale, indagini, statistiche, tutto quanto. Abbiamo prima pensato che era, in un primo momento avevamo pensato anche di provare a metterli insieme, a farli dialogare tra di loro, cosa che però non veniva perché comunque i parametri, gli indicatori sono molto diversi. Quindi abbiamo immaginato di fare appunto un'indagine etnografica sulla lettura. E questo di cui vi parlerà poi adesso Gaspare. Questa indagine si intreccia, adesso abbiamo anche, poi vi manderò eventualmente il link, lo manderò tutto quanto, si intreccia con un percorso più articolato che stanno facendo il settore biblioteche. Il patto per la lettura adesso dal 2021 è inserito, prima era dentro al Dipartimento Cultura e Promozione della Città, adesso anche proprio l'ufficio è all'interno del settore biblioteche e welfare culturale. E appunto questa indagine etnografica della lettura si inserisce in questo percorso più ampio che è iniziato, come diceva prima Veronica Cerruti, su questa etnografia bibliotecaria, è continuato con la maieutica bibliotecaria e adesso intreccia il percorso che proprio partirà, anche la parte diciamo più effettiva, più operativa, proprio domani qua nella sala borsa, che è quello di analisi e valutazione di impatto sia della rete delle biblioteche che della rete del patto per la lettura, e incrocerà proprio tutto questo momento di ascolto, di osservazione, di stimoli, di raccolta di stimoli, di input, proprio per poi fare un'indagine etnografica che partirà a ottobre. Lascio la parola a Gaspare che così vi racconta nel dettaglio. Intanto grazie. Grazie Simona e grazie Valentina per l'invito. Io mi chiamo Gaspare Caliri, faccio parte di Kilowatt, come è stato detto prima. Vi racconto anche, mi prendo un secondo per raccontarvi la parte del nostro lavoro che si vede meno. Quello che si vede di più ovviamente sono le serre dei giardini, quindi quello spazio che abbiamo recuperato a partire dal 2014. Quello che forse si vede meno è invece la mia quotidianità, il mio mestiere quotidiano, ossia progettare, accompagnare la nascita di iniziative, progetti, imprese a impatto positivo da un punto di vista ambientale, culturale e sociale. Ora, come sapete e come avete sentito, il lavoro sull'impatto lo stiamo facendo anche adesso sul settore biblioteche e welfare culturale.
La parola impatto però ovviamente non è una parola, cioè diciamo il senso con cui si intende la parola impatto all'interno di questo percorso come di altri non è quella normalmente collegata al senso comune della parola impatto, non nel senso di indotto, di conseguenza di un'azione, ma l'impatto, per impatto si intende il cambiamento positivo nel proprio contesto di riferimento a cui si contribuisce, che si contribuisce a generare. E quindi fare una progettazione a impatto significa porsi come prima domanda qual è, come vorrei che fosse il mio contesto di riferimento fra 5, fra 10 anni e come posso contribuire io per andare in quella direzione. Okay? Quindi il mio mestiere parte da questa domanda e poi che è quindi una proiezione anche di immaginazione. Come sapete è molto delicato questo tema perché la difficoltà a pensare, immaginare, a rendere esplorabile anche dalla nostra, no, dai nostri pensieri il futuro è il primo elemento che, come dire, in qualche modo ci trattiene, no, dal generare, anche volendo, nuovi servizi, nuove soluzioni a nuovi problemi. E poi l'altra domanda che ci poniamo è, ok, benissimo, e per andare in quella direzione di lungo termine, da cosa si parte? E questa è l'altra parte dell'approccio, che è un approccio che utilizziamo, che è molto vicino all'approccio Lean nel senso di snello, Lean, ok? Che, come vedo che qualcuno annuisce, è molto utilizzato proprio per gestire anche diciamo tutte le dinamiche anche relazionali all'interno di un gruppo di lavoro, di un'organizzazione orientata non tanto all'innovazione e non tanto all'innovazione come diciamo stereotipo dell'innovazione, ma orientata soprattutto al miglioramento continuo, pensando che un'organizzazione, ma così come un'organizzazione, una rete, un ecosistema, un gruppo di lavoro più o meno esteso, può pensarsi appunto come un'organizzazione, come una rete, come un ecosistema non immobile, ma che può continuare a migliorare. Okay. E ora, fra poco torno diciamo a parlare di biblioteche. Mi vorrei prendere ancora un secondo per raccontarvi io che percorso ho, perché mi sembra possa essere utile per chi come voi sta approcciando il tema del dato in relazione ai servizi nello specifico pubblici. Io sono un semiotico di formazione e ho reiniziato a presentarmi come semiotico da qualche anno. Precedentemente per una decina d'anni mi sono presentato come designer dei servizi, non avendo a disposizione una definizione migliore di quella cosa, di quel magma che a me non sembrava per nulla indistinto, ma dell'esterno vedevo, no, che potesse esserlo, e forse questo è un tema anche che potete condividere, di strumenti, approcci, diciamo bricolage teorico, metodologico e pratico per rispondere a domande di cambiamento, come vi ho detto all'inizio. Dico design dei servizi perché è tutto quell'universo, no, che cerca di mettere insieme diciamo una serie di appunto approcci, soluzioni, strumenti, a partire da una cosa molto importante che voi immagino sappiate già, e cioè non dare per scontato nulla nei confronti dei propri pubblici di riferimento. Okay? E da questo tema del dato per scontato vorrei partire per raccontarvi brevemente il nostro percorso, okay? E raccontarvi anche le prossime tappe di quello che faremo all'interno del settore. Dico questa cosa perché prima Veronica Ceruti faceva riferimento al rapporto tra straordinario e ordinario. Quello su cui lavoriamo tantissimo noi, con un approccio che si chiama costruttivista, e adesso vi dico brevemente cosa si intende, è anche nell'ordine di quello che Perec chiamava l'infraordinario, cioè quelle cose, quel tessuto di relazioni, opinioni, ma anche di gesti, comportamenti delle persone che normalmente non vengono osservati, e il fatto che non vengano osservati porta delle conseguenze molto impattanti, usando la parola impatto nel senso comune della lingua italiana, per anche la generazione di nuovi servizi. E cioè, se non si osserva l'infraordinario dei gesti quotidiani delle persone, okay, e quindi di come le opinioni si traducono in comportamenti effettivi, e spesso sono comportamenti anche irriflessi, non razionali, non dipendenti da una decisione razionale, se non si osservano queste, facilmente si passa a progettare su un dato per scontato rispetto a quei pubblici di riferimento. Okay?
Dico questo perché adesso, e parto un po' dalla fine del nostro percorso per poi tornare all'inizio, quello che stiamo iniziando a fare, che stiamo già facendo per la verità, con la rete del Patto per la Lettura, come attività, mi permetto di dire, no, anche cruciale all'interno del pensiero dell'Osservatorio della Lettura qua a Bologna, è fare un'indagine sulla lettura. Fare un'indagine sulla lettura non partendo da quello che normalmente si sa rispetto alla lettura. Esempio, rapporto tra lettori o lettrici e non lettori e non lettrici. Quindi no, come si progetta per chi legge o per chi non legge. Si progetta per pensando alla lettura in termini di welfare culturale come qualcosa, come un servizio di prossimità che è importante da un punto di vista culturale o sociale o che è importante da un punto di vista culturale. Siamo dentro o stiamo fuori dicotomie come lettura come piacere, lettura come dovere, eccetera, eccetera. Quello che abbiamo cercato di fare, che abbiamo deciso di fare, che stiamo facendo insieme a Simona e anche al resto del settore, è costruire un percorso di indagine che proprio metta un po' in discussione cosa significhi oggi lettura. Okay? Quindi non partendo da quello che noi sappiamo della lettura, ma partendo da quello che non sappiamo ancora della lettura, come dire, le soglie tra lettura e non lettura sono da rinegoziare continuamente. Okay? Come si fa questa cosa? Si fa, appunto, come vi ho anticipato prima, usando un approccio che viene definito nelle scienze sociali, ma non solo, costruttivista. Cioè, non parto da fare il servizio per la categoria sociale, demografica, statistica, data, giovani, anziani, poveri, ricchi, scusate se mi esprimo in maniera dozzinale, ma è per rendere ancora più efficace... Donne. Esatto, anche lì volevo... ma partendo da una comunità di riferimento già parzialmente sensibilizzata al tema di cui stiamo parlando, non a caso adesso stiamo lavorando con la rete del patto perché sono tutte persone interessate alla promozione della lettura, l'abbiamo sentito poco fa, quindi si costruisce una comunità di riferimento e con loro si fanno emergere dei temi che fanno parte dell'ordine dell'infraordinario e quindi delle gestualità, dei comportamenti, della quotidianità dei nostri pubblici, ma che normalmente non vengono utilizzati. Se cercate online, probabilmente conoscete già il concetto di warm data, quindi di dati caldi, okay? Significa proprio questo, è un concetto definito da Nora Bateson, che è la direttrice del Bateson Institute, che è l'istituto che un po' riprende il lavoro di Gregory Bateson, che è molto importante secondo me per chi si affaccia alla cultura del progetto, e significa che i dati dipendono da alcune questioni contestuali, in particolare da chi aiuta a generare quel dato. Cioè, se io chiedo a delle persone di raccontarmi delle cose e da lì estraggo i dati per fare dei progetti, chi sono quelle persone? Ma chi sono quelle persone in quel momento specifico? Chi sono quelle persone in quel momento specifico nella loro relazione tra di loro? È molto determinante. Okay? E quindi significa che quando si progetta si deve tenere in considerazione che i dati sono contestuali. Contestuali perché sono relativi a una collettività che ha una sua dinamica relazionale, sono contestualità perché si datano in una certa misura anche nel tempo e nel periodo in cui vengono appunto fatti. Come è nato, quando abbiamo iniziato a usare questo approccio, così questo mi permette di raccontarvi l'inizio di questo percorso. Siamo appunto, come diceva sempre la direttrice prima, all'inizio della pandemia, c'è stato un cambio di governance all'interno del comune sul tema biblioteche, su cui non sto ad annoiarvi, ma lì abbiamo fatto un primo esperimento di etnografia condivisa con tutte le persone che lavorano all'interno del Comune di Bologna per le biblioteche, ed è proprio il progetto che abbiamo chiamato etnografia bibliotecaria, cioè abbiamo cercato di capire attraverso questionari aperti con domande fortemente qualitative, okay, che cercavano di decostruire il dato per scontato e non invece anteporlo alle risposte come spesso accade, abbiamo chiesto alcune cose relative al senso del mestiere bibliotecario oggi. Quello che è emerso non è tanto una definizione del senso del mestiere bibliotecario oggi, ma, e anche questo si faceva riferimento prima, due domande molto forti. Una domanda di formazione, ok?
ok? Perché per farla breve, spesso la formazione in un'organizzazione così grande come il Comune di Bologna, dove ci sono migliaia di persone che lavorano, è necessariamente un po' standardizzata, quindi ognuno si deve cercare un po' la propria modalità di crearsi un percorso formativo, diciamo, e di esplorazione ad hoc, se ne vuole, ne ha la proattività. E d'altra parte non solo una necessità di formazione, ma anche una necessità, diciamo, di confronto, su cui tornerò fra pochissimo, confronto tra colleghe e colleghi, ma anche confronto tra livelli diversi e ruoli diversi all'interno del sistema bibliotecario. Da questa domanda abbiamo fatto una seconda parte di esplorazione che si chiama proprio maieutica bibliotecaria. Maieutica perché eravamo ben coscienti di non lavorare su niente di nuovo, ma di fare un'operazione maieutica di emersione di qualcosa che stava sotto, ricordatevi sempre l'infordinario, e che magari non ha lo spazio di emersione nella nostra quotidianità di confronto. E da lì abbiamo messo a punto alcune strade per iniziare a costruire dei nuovi percorsi di formazione basati sull'apprendimento collaborativo, quindi non il corso di formazione frontale dove si decide di affrontare un argomento, ma progetti che permettano un po' di sperimentare e anche di apprendere reciprocamente. Una necessità di rendere rituali quei momenti di confronto di cui vi dicevo prima, cosa su cui il settore sta lavorando molto proprio in queste settimane, in questi mesi, cioè rendere il confronto tra persone che lavorano insieme, ma anche tra persone che normalmente non lavorano insieme, qualcosa di ciclico, di inserito nella propria quotidianità organizzativa, nel proprio lavoro in sostanza. E poi terza cosa, che ci porta un po' a quest'ultima parte del percorso, la necessità di trovare, ricordatevi quello che vi ho detto prima dell'impatto, una visione a lungo termine di dove stanno andando, di dove sta andando questo settore, di dove sta andando questo ecosistema bibliotecario. E da lì abbiamo iniziato a fare un percorso proprio per pianificare l'impatto a lungo termine del settore, okay? Che poi a breve termine si traduce nel un percorso sempre di formazione, quello a cui si faceva riferimento prima, per cui saremo qua anche domattina, per un gruppo di persone che fanno parte delle persone che lavorano per il Comune di Bologna all'interno delle biblioteche. Quindi da un lato un percorso di pianificazione di impatto, inteso, come vi anticipavo, come cambiamento positivo di lungo termine a cui si contribuisce a lavorare attraverso gli strumenti, le pratiche e la presenza delle biblioteche in città, e d'altra parte partendo dall'oggi, okay, dal rinegoziare cosa significa lettura. E capite bene che se rinegoziamo, riosserviamo cosa significa lettura senza anteporre quello che sappiamo della lettura a quello che vogliamo sapere, che non abbiamo ancora scoperto, è un modo per fare un primo passo che poi condizionerà questo percorso a lungo termine. Ecco, insomma, questo è un po' quello che vi volevo raccontare, quindi un passaggio dall'etnografia bibliotecaria, che era sostanzialmente un percorso di ascolto, alla maieutica bibliotecaria, di emersione, di pratica, per renderle ancora più forti, perché per portarle alla luce significa poi riconoscerle e renderle quotidiane anche per le altre persone che non le avevano osservate o riconosciute, e adesso invece tornando fuori verso la città, un percorso di pianificazione di impatto, quindi di effetto su tutto il contesto di riferimento delle biblioteche, a partire anche dal coinvolgimento di altre organizzazioni e fra poco di persone, non a partire dal fatto che fanno parte di organizzazioni che lavorano sulla lettura, per riprendere questo concetto di lettura e farlo, o renderlo appunto oggetto di un'indagine etnografica, di autosservazione. Sicuramente questa cosa genererà dei dati, quello, e qui chiudo, che ci preme è che non ci interessa generare, perché si fa questo lavoro di etnografia non per replicare le categorie, le dicotomie di cui vi ho parlato prima, o le categorie sociali, demografiche su cui normalmente si progetta una soluzione, ma per creare anche nuovi profili, più di carattere comportamentale che di carattere demografico, più di carattere psicologico che di carattere demografico. Voi credo che sappiate bene cosa intendo, no? Perché si lavora tanto nel mondo del design, anche del prodotto, sulla profilazione comportamentale, oltre che profilazione demografica, okay? E su quella poi pensare, perché no,
anche nuovi servizi o riprendere in un retrofuturo anche servizi che magari abbiamo già utilizzato, dinamiche, pratiche che abbiamo già utilizzato negli anni e che sono state magari o abbandonate o sopite. Grazie. Grazie mille, grazie per questa visione anche del lavoro che verrà fatto prossimamente e che sicuramente sarà un grande patrimonio conoscitivo per migliorare il servizio legato alla biblioteca, ma forse anche il servizio della città in generale come, come occasione di scambio culturale fra, fra le persone e fra le varie realtà. Chiudiamo questa nostra conversazione, questa lezione aperta di oggi con Antonella Agnoli. Abbiamo scritto nella lista consulente culturale, in realtà a me sembrava un po' riduttivo, comunque di fatto la presenza di Antonella Agnoli qui oggi è molto interessante proprio perché ha fatto tante cose nel suo percorso professionale, tantissime delle quali legate al mondo delle biblioteche. È autrice di un testo molto importante perché si occupa di questi luoghi, che è Piazza del Sapere, e poi di fatto ha collaborato con tantissime realtà, sia in ambito locale, nazionale ed europeo, nella realizzazione sia della parte spaziale delle biblioteche, ma anche di tutto quello che poi concerne la biblioteca come servizio. Quindi ti ringrazio molto per essere qui e ti lascio la parola. Ho capito finalmente come mi devo chiamare, designer. Devo dire, guarda Gaspare, io prima ho detto che siete tutti designer perché di fatto avete progettato esatto, nel corso del tempo tantissime innovazioni e quindi questo fa di voi designer di tutto rispetto. Però a me è capitato di dover rivedere un libro rivolto ai bibliotecari che si chiamava Design Thinking e la mia revisione, io so pessimamente l'inglese per cui era per tentare di renderlo un po' più comprensibile da chi non ha dimestichezza con i termini del marketing, con i termini, no? Allora questa parola design, soprattutto nell'ambiente italiano che viene così spesso attribuito, visto che noi abbiamo degli designer straordinari di oggetti, no? di sedie, di caffettiere, è in qualche modo molto legato a quella pratica, no? E allora mi sono sempre chiesta, perché a me non è mai piaciuto usare delle parole straniere, e poi capirete anche dal mio percorso, perché io voglio veramente rivolgermi a tutti e soprattutto a chi non ha le competenze. E quindi mi piacerebbe trovare comunque una parola che dice questo, ma che sia una parola italiana, comprensibile a tutti. Allora, io non vi parlerò di Bologna, perché Bologna sarà sempre sotto traccia e le biblioteche, vedrete, quelle che conoscete di Bologna, vi torneranno continuamente in mente. Ma a me piace fare un discorso un po' generale. Sono di ritorno da un viaggio dove sono andata a vedere, avevo bisogno di uscire, avevo bisogno di andare oltre i confini di casa mia, di Bologna, dell'Italia, dopo questo lungo periodo che ci ha tenuti chiusi, e sono andata a Helsinki, in un paesino vicino ad Helsinki e ad Oslo. Sono ritornata ieri l'altro e quindi ieri sera ho messo insieme una serie di foto, sono delle foto che condivido per la prima volta con qualcuno, non le ho messe in ordine, le ho prese tra le tante che ho fatto, ma queste le vedremo tra un po'. Volevo fare due ragionamenti prima con voi. Io in questo momento sto facendo un lavoro in Lombardia. Lombardia è considerata un po' la California delle biblioteche, perché l'Italia comunque ha questo... Posso fare anche un discorso generale, perché credo, ecco.
l'Italia continua ad essere veramente a macchia di leopardo rispetto alla diffusione delle biblioteche, e se ogni paesino ha una targa, no, con su scritto biblioteca, non è detto che dietro quella targa ci sia effettivamente un servizio che funziona. Gli ultimi dati che sono usciti, i dati BES, benessere economico sociale dell'Istat, ci dicono che la frequentazione delle biblioteche in Italia, che prima della pandemia era del 14%, quindi dove andiamo con il 14% in un paese di biblioteche frequentate, al 7% post pandemia. Prima Simona vi ha parlato di una serie di dati sulla lettura, io sono assolutamente d'accordo sui ragionamenti che lei ha fatto, dopodiché c'è tutto un mondo che non ha nessun rapporto con quello che noi intendiamo lettura. Dopodiché la lettura va vista in maniera molto, è un ecosistema molto trasversale, no? Però se noi pensiamo alla lettura del libro, alla lettura dell'articolo, alla capacità di comprendere quello che stiamo leggendo, parliamo di qualcosa completamente diverso. E questo non è un elemento da poco. Io sto facendo questo viaggio molto faticoso, perché 60 biblioteche da visitare non sono poche, ne sto facendo 15 alla volta, le diluisco, e in queste biblioteche il compito che io ho è di guardarle, osservarle e dare, incontrare bibliotecari, amministratori e i tecnici, e cercare insieme di capire come possono essere guardate in un altro modo, come possono essere trasformate, modificate, magari modificate a costo zero, basta semplicemente guardarle in un altro modo. Io di sicuro un'abilità che ho, che mi deriva probabilmente dall'interesse per le piccole cose, infatti nel libro Le piazze del sapere, la seconda parte, io parlo proprio, lo intitolo, la seconda parte la intitolo Il Dio delle piccole cose, che prende in prestito un titolo di un'autrice che a me era piaciuta molto, quel libro, ma anche altri, gli altri sono dei saggi, che è Arundhati Roy, che è una scrittrice indiana, molto militante soprattutto sui temi ecologici. E quindi mi piace osservare come le persone usano i luoghi, come le persone si muovono, ma mi piacciono anche tutti quei piccoli segni, quelle attenzioni che tu in un luogo proponi anche come segni di accoglienza. Credo 30 anni fa ormai, 25, 27, quasi 30 anni, sono andata a Brooklyn a vedere la biblioteca di Brooklyn. Vi faccio solo questo esempio dei migliaia di esempi che vi potrei fare. Brooklyn aveva ancora una importantissima comunità italiana, di immigrati italiani. Entrando in biblioteca, la prima cosa che ti accoglie è un enorme, non so se c'è ancora, un enorme Pinocchio. A Pinocchio, tra l'altro, è uno dei libri più tradotti al mondo, più conosciuti. Però chiaramente quello è un segno di benvenuto, di riconoscimento anche di una comunità. Però queste cose io le trovo importantissime, soprattutto in una società che è così multiculturale. Io dicevo alle Stelline, che è il convegno che si tiene ogni anno a Milano rivolto ai bibliotecari, che tutte le linee guida delle biblioteche, tutti i documenti che parlano delle biblioteche, parlano dell'importanza della biblioteca multiculturale. Multiculturale intesa nel senso più esteso. Però io purtroppo non conosco nessuna biblioteca in Italia, non parlo di quelle piccole monoposto, ma di quelle grandi, che abbiano dietro al banco una persona di colore. Sarebbe un segno di benvenuto, di accoglienza straordinario. Tra l'altro ne abbiamo che parlano bolognese meglio di voi,
che probabilmente non siete tutti di Bologna, no? Quindi vi fa capire come noi siamo capacissimi di fare ragionamenti molto raffinati, ma poi nella pratica quotidiana questi ragionamenti non è detto che riusciamo effettivamente a tradurli in quello che secondo me è importante. Queste 60 biblioteche che cosa mi stanno rivelando purtroppo? Mi stanno rivelando che tutte le biblioteche che avevano investito soprattutto sul prestito e sullo studio sono vuote. E addirittura molte biblioteche, quindi è un ragionamento anche un po' viceversa rispetto a qualcosa che si diceva adesso, siccome le persone si sono talmente abituate ad avere il libro a casa o ad andare alla porta della biblioteca e ritrovarsi i libri che avevano ordinato pronti lì, vorrebbero continuare con quest'idea del libro a casa, ma è una piccolissima fascia, no? Perché se noi andiamo a vedere rispetto a ogni singola comunità, quanti sono quelli che poi frequentano la biblioteca, sono sempre molto pochi. E questa non è una pratica che noi secondo me possiamo assecondare, perché la biblioteca oggi, sempre lo è stato in altri paesi, ma oggi ancora di più, è un luogo di incontro, un luogo sociale, un luogo che abbatte le paure e che deve contribuire a ridare fiducia alle persone. Perché oggi è una delle cose che si sono perse, no? La fiducia e la paura sta... Però magari a noi non sembra, ma vi assicuro che è molto più diffuso di quello. Quindi quest'idea di un luogo, hanno reagito meglio quelle biblioteche che già avevano una forte funzione sociale prima. Quindi se tu all'interno avevi ad esempio un servizio ai cittadini, un servizio di informazione, avevi molti corsi e molte attività legate a... E questi hanno ripreso ad essere più frequentati e queste biblioteche hanno reagito meglio. Questo secondo me ci deve far riflettere, non poco. Mi è capitato recentemente di andare a visitare la biblioteca di Valdagno, perché hanno in progetto una biblioteca molto piena di gente, piena di libri, piena di tutto, però che non ce la fa più a stare nella villa veneta in cui è, e stanno cercando di ragionare, se riescono, di portarla dentro una fabbrica delle ex Marzotto, che è questa famiglia di grossissimi imprenditori tessili di quell'area. Fuori di questa biblioteca, c'è un giardino, c'erano 4-5 ragazzi seduti su una panchina un po' alta. E io mi avvicino a questi ragazzi e dico: ma voi siete mai entrati in biblioteca? Ragazzi che andavano a scuola, e poi capirete che tutto sommato erano anche delle persone che, come dire, non avevano abbandonato la scuola. Oggi ce ne sono molti che abbandonano la scuola, noi abbiamo un gruppo, ormai su questo ci sono degli studi, il gruppo, non stiamo parlando di una generazione, ma questo gruppo sociale che esce dal post coronavirus, se non ha avuto un certo tipo di percorso, e molti non l'hanno avuto, non andranno alle scuole superiori e quindi non andranno neanche all'università, guadagneranno meno, ci saranno tutte le conseguenze, no, che una minore istruzione comporta. Allora io dico: ma siete mai entrati in biblioteca? Risposta: a me non piace leggere, non mi piace studiare, perché dovrei andare in biblioteca? Trovo assolutamente normale, no, che uno ti risponda in questo modo. Per terra c'era una scacchiera, un ragazzo un po' sfidante, così mi dice: lei sa giocare a scacchi? Dico: no, mi spiace, peccato, perché se sono sicura che l'avrei battuta. E dico: ma se dentro ci fossero dei giochi, ci andresti? E c'è, certo. A me piace molto sfidare gli altri. Il terzo, dico: ma magari lì dentro c'è anche qualcos'altro. E lui dice: ma mi scusi,
un posto che si chiama biblioteca. Se non hai libri, che cos'ha? Allora, questi tre ragazzi si portano dietro quelli che sono i pregiudizi di moltissime persone che non frequentano. E questo una cosa che non è fatta. Io ho chiesto all'Istat se è possibile farlo, e sarebbe possibile perché i dati ci sono, se è possibile incrociare i dati di tutti i diversi consumi culturali per cercare di capire se chi legge e anche chi va a teatro e anche chi va al cinema, adesso il cinema è quello che sta soffrendo di più, se è qualcuno che usufruisce di tutti i consumi culturali, perché sarebbe molto interessante da sapere questa cosa, anche come indagine su questa città, non solo a livello nazionale. Perché potremmo scoprire forse che le stesse persone attraversano tutti i consumi culturali, oppure che abbiamo chi legge ma non va a teatro, chi va a teatro non va in biblioteca, eccetera, eccetera. Questo ci farebbe anche guardare, no, le nostre politiche culturali in una maniera differente. Io continuo a pensare che andrebbe fatto un lavoro non facile, con lui ne abbiamo parlato più volte, con Antonio, di georeferenziazione. A me interesserebbe molto capire chi va in biblioteca, per capire chi non ci va. E chi ci va, quindi a me i dati, chi legge, chi non legge, quante persone frequentano, interessano, ma fino a un certo punto. A me interessa capire chi sono le persone che vanno. Io l'avevo fatto una volta quando lavoravo a Pesaro ed avevo scoperto che quelli che erano da dove provenivano le persone che frequentavano la biblioteca, quindi potevo incrociare anche dei dati geografici. Ad esempio, c'era un quartiere abbastanza lontano dalla biblioteca dove però venivano molte persone. Allora vai a leggere quali sono i dati di questo quartiere e vedi che sono famiglie giovani con bambini, con le quali avevamo fatto attraverso la scuola, ma non solo, delle attività, e che quindi avevano capito qual era la strada e ci venivano. Allora, questo è un altro elemento che credo sia interessante. Bisogna capire quali sono i luoghi che vengono percepiti veramente per tutti. Allora, prima c'era Gaspare che parlava delle serre. Allora, le serre sono un posto straordinario. A me piace moltissimo andare, tutti noi qui andremo molto volentieri, andiamo molto volentieri alla serra. Io ci portavo mia madre, 96enne, morta da poco, alla quale piaceva molto, piacevano le serre, le piaceva andare in giro, a lei piaceva prendere l'aperitivo. Le badanti che l'accompagnavano entravano con grande difficoltà in quel luogo. Allora, sono convinta che quel luogo, come molti altri, sono luoghi che in qualche modo si escludono delle persone che non hanno quel tipo di comportamenti. Le biblioteche, mentre quel luogo se lo può permettere, le biblioteche non se lo possono permettere, perché le biblioteche sono luoghi di base, trasversali per tutti. E quando io cerco in qualche modo di definirli, perché qualcuno, ci sono dei servizi che ogni tanto in questo momento, scusate se faccio incursioni, ma credo che in questo momento a Torino l'iniziativa è partita dal Museo Egizio, ma sta toccando biblioteche, sta toccando una serie di altri servizi, hanno portato dentro studi medici, quindi ambulatori medici. Tu vai al Museo Egizio e trovi l'ambulatorio medico. Non so se è l'ambulatorio di base, ma di sicuro ci sono dei servizi di neonatalità. Allora, io che incontro molti bibliotecari, sono certa che molti direbbero: ma che ci azzecca un ambulatorio in biblioteca? Non è vero. Non è vero, perché quell'ambulatorio, quel servizio, che sembra che non c'entri, no,
con quelli che è la nostra mission, la nostra visione, tutto quello che è, può essere un luogo che invece avvicina quelle persone che non sono persone che entrerebbero, perché le barriere sulle quali lavorare più forti non sono le barriere fisiche, ma sono le barriere psicologiche, delle quali siamo strapieni. Allora, se non lavoriamo per abbattere queste barriere psicologiche, è molto difficile che aumenteremo complessivamente quelli che sono i dati di fruizione e di accesso alla cultura nel nostro paese. Due osservazioni, e poi passiamo alle foto, su Sala Borsa e sulle biblioteche di quartiere, proprio partendo da questo ragionamento. Sala Borsa, che è un luogo che io ho amato molto, e se dovessi dire forse il primo ragionamento su Sala Borsa l'ho fatto io nel 67, perché mi avevano chiesto l'allora assessore, che era Roberto Grandi, mi aveva chiesto di andare a visitare una serie, sapendo che la mia passione e la mia formazione derivano dall'andare a visitare luoghi, di andare a visitare una serie di città dell'Italia, più o meno di Bologna, per capire che tipo di servizi si stavano progettando in quel modo e come questi servizi sarebbero potuti entrare all'interno di Sala Borsa. E a me è sempre piaciuto osservare quel passaggio. Allora, voi quando entrate, l'ingresso in Sala Borsa è un ingresso che nega esattamente tutto quello che normalmente si dice degli ingressi in un luogo. Quindi gli Idea Store a Londra, ad esempio, si aprono come passi, come i negozi, come tu passi vicino, si spalanca la porta per farti entrare, no? Il grande magazzino ti fa vedere le merci per dirti, qui fuori vedi dei muri, vedi le foto dei morti in guerra, però io credo che un elemento importante siano i gradini, e siano tutti i gradini di Piazza Maggiore. Io sto cercando di fare una riflessione, facendo molte foto, su come viene utilizzato il crescentone, perché il crescentone non ha nessuno di quelli che sono gli elementi che normalmente tu chiedi a una piazza per essere un luogo frequentato, quindi la panchina, il pozzo, l'albero. È la piazza qui fuori, avete presente, che cioè, viene chiamato crescentone, immagino, perché sembra una crescentina, perché è un po' più alto, una sorta. E un giorno uno mi ha detto, noi li stiamo bene perché è come se fosse un grande tappeto. Questo mi è molto piaciuta come cosa. Tanto è vero che lì succedono cose, se voi osservate, no? Chi si sbaciucchia, chi suona, chi prende il sole, chi legge, cioè, succede di tutto e di più, e questo è molto interessante. Quindi credo che quel modo di vivere la piazza, quel modo di vivere le scale, in qualche modo avvicini molto, poi c'è il passaparola, eccetera. Poi tu entri, hai un'esedra che non ti dice nulla, è un luogo un po' non definito, poi hai un corridoio stretto, non particolarmente, e poi arrivi lì. E quando tu arrivi lì hai l'effetto che è l'effetto che hanno tutti, grandi e piccoli, ricchi e poveri, donne e uomini, turisti e bolognesi. Allora, quell'effetto è straordinario. E quando entri qui, non necessariamente hai l'idea di essere in una biblioteca. Vedi dei libri, vedi altro, come si diceva prima, una grande piazza coperta. Tanto è vero che 10 anni fa, quando sono stati festeggiati il primo compleanno, i primi 10 anni di Sala Borsa, avevano messo lì un tabellone con i post-it che dicevano perché mi piace Sala Borsa. Tutti hanno in qualche modo sottolineato la dimensione sociale di questo luogo. Perché lì sto bene, perché mi sento meno solo, perché incontro i miei amici, perché posso passarci tutta la giornata senza spendere qualcosa, che non è una cosa da poco, quindi questo elemento della gratuità rende questo posto, e come tutte le biblioteche e gli altri, straordinario. Ho incontrato l'amica del cuore, ma l'ho anche persa, metteva sotto. Allora, i libri c'erano, lo studio c'era,
ma che cosa veniva messo in rilievo? La dimensione sociale. Questo è più difficile trovarlo nelle biblioteche di quartiere, perché le biblioteche di quartiere sono più piccole, quando entri percepisci subito che sono un luogo legato a quelle funzioni e perché nascono più o meno tutte in anni in cui, cioè sono tutte in qualche modo di tradizione un po' vecchia. Io penso che un grosso lavoro che andrebbe fatto e che stanno facendo coraggiosamente molte città è di riprenderle in mano una per una, ma questo non lo dico ai bibliotecari, lo dico all'amministrazione, ti dai 10 anni di tempo, ma le rinnovi completamente, completamente, nell'architettura, nel progetto, nel rapporto con la comunità. Cioè tu ti devi consentire come città di fare questa cosa. Se vogliamo possiamo vedere delle immagini, non mettermi Oslo, mettimi prima l'altra, Kirkonokukun, cioè, insomma questi nomi. Questi nomi così, andiamo molto veloci perché non voglio veramente prendere troppo tempo. Allora, questa biblioteca, quando sono arrivata mezz'ora da Helsinki, dico ma dove sono finita? In un posto deserto, orribile, cioè non c'era nessuno, era anche una giornata freddina e brutta. Mi dicono che ci sono 40.000 abitanti, non si sa dove stanno. Aveva prima una biblioteca, io non ho le foto perché non sono ancora riuscita a recuperarle, del vecchio edificio. Hanno sul vecchio edificio fatto questo nuovo progetto. Quindi hanno ripensato completamente tutto il servizio, tutta la biblioteca e possiamo andare avanti adesso. Erano le 10 di sabato mattina, quindi le prime persone che si vedevano erano persone che erano lì per fare la colazione, perché c'è un caffè ovviamente all'ingresso, poco costoso, anche questa è una cosa da poco. Questo è l'ingresso, molto curato, vedete, no, questa cosa. Poi ci sono queste piccole sorprese, vedete qui nell'ingresso c'è l'ingresso allo spazio dei bambini. Ed è fantastico perché quando io ero nello spazio dei bambini ho visto entrare i bambini che ovviamente erano dell'altezza giusta di quella porta, ma anche i loro genitori che spesso da quelle parti sono anche molto alti, che, come dire, facevano la fatica fisica di entrare in uno spazio non adatto a loro, quindi nella dimensione anche questo molto carino. Andiamo avanti. Ecco. Dappertutto trovi, ormai non c'è posto, anche nelle scuole, dove non ci siano questi posti dove arrampicarsi. Io ho una foto che faccio sempre vedere di una scuola dove tu hai la scala e la parete per arrampicarsi. Sulla scala non vedete mai nessuno e sono tutti che si arrampicano. La bambina a destra ci ha messo un po' per arrivare fino in cima, perché saliva e poi ricadeva giù. Poi risaliva e poi ricadeva giù. Alla fine ce l'ha fatta. Non c'è nessun genitore sotto che si preoccupa del fatto che possono farsi male, perché fa parte della... Però quest'idea del movimento, che è molto importante, e di come i bambini con il loro corpo disegnano, capiscono, utilizzano lo spazio. Questo è un tema che a me piace molto, Malaguzzi, Reggio Children, eccetera. Andiamo pure avanti. Ecco, grande salotto, c'è poca gente anche perché c'era un mercatino fuori e stavano facendo la spesa. Vedete questa cosa dei libri separati dallo studio, dalla lettura, ma lo vedremo molto meglio nella biblioteca dopo. Siamo in una biblioteca che è di un paese di 40.000 abitanti, quindi questo è un posto sorprendente. Questa è una cucina a disposizione delle famiglie, di chi vuole mangiare lì, di chi si porta dietro. Purtroppo la foto, quella che vi volevo far vedere, siccome l'ho preparata ieri sera, è finita nell'altro blog, quelle di Oslo, ma ve la dico adesso. Allora io che adoro i bambini, fuori di questa vetrina vedo un bimbo, comincio a fare e questo dice ciao, ciao. Apro la porta e dico scusate, parlate italiano? Sì, parliamo italiano.
il papà e il bambino erano lì per mangiare in quel posto. Poi dico, da dove venite? Dico al papà, da Belluno, è il posto dove io sono nata e ho vissuto. Ho detto, no, adesso mi siedo e gioco al lotto questa sera perché non è possibile. E il papà cosa dice di questo posto? Noi veniamo qui spessissimo, è come è il posto della comunità. Cioè, quindi un posto così bello, così accurato, no? Con questi pezzi di opere d'arte, così, è perché e lì dentro tu puoi prenotare la saletta dove fare musica, ginnastica, cioè c'è di tutto e di più, ed è la comunità che vive questo luogo. E quindi ha anche la cucina. Quindi se vuoi andare a mangiare, portandoti tu da mangiare o facendo da mangiare, lì hai tutta l'attrezzatura per farlo. Andiamo avanti. Ecco, questa è una sala multifunzionale, io l'ho vista per caso. Andiamo avanti, avanti, vedete i posti studio, e continuamente questa idea invece di posti dove vai pure, di nuovo lo spazio bambini. Questa è l'unica stanza per lo studio silenzioso. Qui è una signora che si era prenotata la stanzetta perché doveva fare un video, un audio video, e quindi aveva tutta l'attrezzatura. Vedete come si sta? In ogni posto ho trovato stampanti 3D, macchine da cucire, attrezzature di quelle che tu non ti puoi permettere a casa, ma che sarebbe utile avere. Di default, una volta c'era la fotocopiatrice, adesso trovi queste cose. Proprio con l'idea, sono ormai strumenti che si utilizzano, il plotter, quello per stamparti la foto, eccetera, tu li acquisti e li metti a disposizione degli utenti. Quindi non è il laboratorio, poi c'è anche il laboratorio di coding, tutte queste cose, ma diventano attrezzature normali, esattamente come altre attrezzature. Grazie Antonio. Adesso finiamo, passiamo ad Oslo. Oslo chiaramente è una biblioteca molto diversa, molto grande, facciamo veramente una carrellata. L'unica cosa che vi chiedo di osservare in questa veloce, questo è l'edificio fuori, fermati un secondo, che sta vicino a uno degli edifici più belli che io abbia mai visto, che è l'Opera di Snoetta, che dà sul fiordo, no? Quindi la biblioteca l'hanno messa nel posto più importante della città, cioè il München Museo, la biblioteca alla Deichmann e il museo di Snoetta. Quindi anche questa scelta di fare un luogo, e poi vedrete dentro che luogo è, quindi non è un luogo che assomiglia all'Opera di Snoetta, è un luogo molto veramente per tutti. Vai, vai. No, questa era una foto dell'altra biblioteca, scusatemi, dove c'è, ecco, lui sì, il papà di Belluno e il bambino nato invece in Finlandia. Vai, vai. Questo nell'altra biblioteca, i ragazzini con dentro il monopattino, i giochi sempre dell'altra biblioteca, scusatemi, e dentro, sempre nella biblioteca, questo è il posto dove, insomma, attrezzature, videogiochi, ma in quella prima avete visto che c'era il ping pong dentro la biblioteca. Andiamo avanti, ecco, ritorniamo alla Deichmann. Guardate l'orario. Allora, ci lavorano molte persone, ma non così tante come potremmo immaginare. E poi lì dentro c'è anche tutto il sistema, quindi ci sono tutti i servizi del sistema della città. Prima di fare questa biblioteca hanno sistemato ogni singola biblioteca di quartiere. Le postazioni per i bibliotecari sono postazioni di... Questa è una postazione del prestito. Vai, io ti fermo dove adesso scorri un po' perché non voglio prendere troppo tempo, Antonio. Ecco, guardate, questa è una sala, quest'opera d'arte, questa è una saletta per incidere. Tutto questo è preso in prestito. Fermati un attimo qui. Qui si studia, si dorme, si legge, si fa di tutto. Io un'immagine che ho visto, che non ho ripreso, che mi porto dietro, però che sarà una di quelle che diventano parte del mio racconto, c'era un ragazzo di colore con una ragazza araba tutta vestita di nero,
che sono stati tutta la mattinata o il pomeriggio, non mi ricordo, uno accanto all'altro distesi con lui che le accarezzava la mano. Fuori di quella biblioteca quei due probabilmente non possono vedersi, perché sono culture diverse. Non è detto che la famiglia della bimba, della ragazzina araba, le consentirebbe di stare con un ragazzo di colore, non è detto, ma non è detto neanche in Italia. Andiamo avanti, qui si smorosa, qui è l'unico posto studio riservato, spazio dei bambini che vanno dappertutto, questo è il bancone d'ingresso di informazione, qui sono i libri presi prenotati, che in Italia noi ci teniamo sempre dietro, non so Bologna, sempre dietro la schiena perché pensiamo che qualcuno è, lì invece vai pure avanti che la foto dopo ci dovrebbe essere, questa ragazza ha prenotato nel suo cellulare al numero dei libri prenotati e vedete ci sono 87, 94, gli dice dov'è il suo libro e se lo va a prendere. Vai pure avanti, adesso scorri, questo è il negozio che vende oggetti. Vedete l'ambiente molto bella su più livelli. Osservate quanti posti differenti di studio ci sono in questo luogo. Vai. Ecco, fermati qui, che forse è una cosa che ti interessa, anche a te Antonio. Qui è la parte, tu vedi, ci sono quei cartelli, lì si può mangiare. Quindi anche se tu non vai al bar, anche se non vai al ristorante, in questo posto tu puoi portarti il cibo da mangiare. Qui l'affollamento, lì i bambini si fanno e se ne fanno molti. Vai. Ecco, fermati. Alla fine della giornata questa ragazza si era fatta il marsupio per portare il bambino. Quello che sta facendo con la macchina da cucire, eccetera, ci sono tutti i modellini per ritagliarseli, ma c'è anche un sofisticato programma per tagliare la stoffa. Tutto gratuito eccetto il materiale. Quella signora che è una nonna sta finendo la tutina per il nipote. Tutto questo è un plotter dove quel ragazzo vuole stamparsi le foto, tutto questo sta mescolato dentro alla biblioteca, cioè tu giri l'angolo e incontri le stampanti 3D, giri quell'altro angolo e incontri quell'altra cosa. Questo è un ragazzo che ha una tecnologia molto sofisticata e sta facendo una trasmissione e adesso andiamo. Ecco, questo è un punto informativo, un punto dei bibliotecari che sono presidiati e non presidiati. Quindi in alcune ore sono, vedete come sono facili, in mezzo, no, non è il bancone classico, però ci sono delle ore che c'è poca gente, la gente è tutta autonoma, i libri si prendono in prestito, si restituiscono senza interfacciarsi con il bibliotecario, se non se ne hai bisogno perché hai bisogno di qualcosa. Ecco, andiamo avanti, adesso ci sono varie immagini, varie salette, tantissime salette da prenotare dove fare delle cose, vedete per un gruppo, un po' di verde. Si gioca dentro, guardate, questa era la sera e quindi c'era anche questa luce meravigliosa. Direi che su questo possiamo finire. Che cosa ci dice? Questa è una biblioteca tutto sommato abbastanza tradizionale. Ci sono libri e tantissimi posti di studio, non vi faccio vedere quella di Esichi, che invece è molto diversa. Però nel suo essere tradizionale ti fa capire com'è capace di accogliere e di far stare bene qualsiasi persona. Questa è la cosa che trovo straordinaria.
cioè ognuno trova la sedia giusta, la poltrona giusta, l'angolo giusto, e questo è, penso che sia la cosa più bella che una biblioteca per tutti di base sociale possa fare come progetto. Grazie. Grazie, ringrazio Antonella per queste ispirazioni molto interessanti e vi chiedo se qualcuno di voi ha qualche domanda, se avete 10 minuti di tempo, se magari, esatto, anche Antonio, se qualcuno di voi ha qualche domanda specifica anche alla luce di quello che ha guardato in questa settimana. Mattia, vieni qui. No, vieni qui se non ti senti. Avevo una domanda più che altro per il dottor Caliri e la dottoressa Brighetti per quanto riguarda la differenziazione di genere. Se ci sono attività con i vostri progetti che seguite, se ci sono attività soprattutto di sensibilizzazione a questo tema e se magari sono previste delle giornate specifiche, tipo domani che è una giornata molto importante per la sensibilizzazione di genere, se avete previsto qualche attività, se c'è qualcosa di importante, veramente fondamentale che state facendo. Grazie a voi. Allora, io ne approfitto, parlo in maniera plurale, appunto io sono stata, ho avuto la fortuna di stare tre anni fino all'anno scorso alla Biblioteca Italiana delle Donne, era responsabile, che se sapete è la prima biblioteca che si è occupata di storie delle donne, questioni di genere, studi sul femminismo e appunto anche su femminismo, transfemminismo e queer, che è stata fatta in Italia ed è l'unica in Italia con questa specificità qua. Quindi Bologna, su questo devo dire la verità, è nata nella fine degli anni Ottanta, anche grazie soprattutto al contributo di questa associazione Orlando, che tuttora la cogestisce con una convenzione con il Comune di Bologna, ed è una convenzione condivisa. Quindi questo è già per me un dato di fatto, insieme, come sapete, l'altra cosa molto importante che ha fatto questa amministrazione è stata quella del primo dare un primo luogo al Castle, al GAY, e con cui si lavora tanto insieme. Allora, sabato riparte il percorso del patto, il grande patto di collaborazione con tutte le realtà LGBTQ+, che fa l'amministrazione comunale. Sabato era già stato calendarizzato per l'inizio di maggio, poi ci sono stati dei problemi, lunedì e sabato invece ricomincia, sarà un percorso partecipato anche quello. Io come appunto vado in rappresentanza del settore biblioteca e del welfare culturale proprio per appunto anche cercare di capire da tutte le realtà del territorio, le molteplici realtà del territorio, così che cosa possiamo fare, come possiamo lavorare bene insieme su queste tematiche. Nel frattempo adesso l'unica cosa che mi viene in mente è un percorso che si chiama Una biblioteca tutta per sé, che è proprio partito dalla Biblioteca Italiana delle Donne. Quest'anno è in progetto di Amelin in associazione culturale, quest'anno invece dall'anno scorso è fatto con il settore, è stato fatto all'interno sia della Biblioteca di Casa di Caula, della Biblioteca dell'Istituto Aldini Valeriani e della Biblioteca delle Donne, ma hanno fatto anche un percorso di educazione alla lettura sulle questioni di genere, proprio per insegnanti, bibliotecari e tutto quanto. Poi anche il Cassero stesso sta facendo un percorso di educazione alle differenze, che è sempre poi se portati anche lì lavorando in maniera intersettoriale, come raccontava prima bene anche Veronica Ceruti, anche con il settore pari opportunità del Comune di Bologna. Si lavora insieme perché, come sapete, appunto spesso in questo caso proprio quello che diceva anche Antonio, qui per esempio welfare culturale, ovvero sia attraverso i libri, la lettura, ma soprattutto le storie, riesce a tematizzare meglio delle questioni appunto invece legate ai diritti e a delle questioni proprio legate, non so, all'identità di genere, all'educazione, all'effettività, al riconoscersi. Io, scusatemi, vi faccio un piccolo aneddoto professionale, però mi ha fatto molto piacere. Non so se capitate voi, io attraverso spesso quando torno a casa Piazza dei Servi, dove è una piazzetta dove accadono delle cose la sera, in maniera molto spontanea, tipo la milonga, il rap, il trap, e l'altra sera c'era una sessione di ballroom col voguing, ok, da pose. E sono passata di lì, mi sono fermata a guardare e da lontano un ragazzo mi ha riconosciuto, mi ha detto, la biblioteca.
bibliotecaria, perché aveva fatto il percorso di una biblioteca tutta per sé. Questo mi ha fatto molto piacere, e mi ha fatto piacere perché quando arrivò dentro alla biblioteca io gli chiesi come si chiamava, e lui mi disse il suo nome, come voleva lui essere chiamato. E io dissi bene, e lui mi ha guardato e mi fa: quindi qui posso, cioè tu mi chiami così, non mi chiami con il nome del suo certificato? Gli ho detto: io ti posso chiamare così. Lui fa: che bello, perché così, cioè io verrò sempre qua, perché qui non sono né a scuola con il riconoscimento né da un'altra parte. Allora qui mi riallaccio a quello che raccontava prima Antonio, un terzo luogo. Effettivamente le biblioteche non sono né scuola né altro, ma sono degli spazi dove appunto si va, nessuno ti chiede più di tanto. Poi ovviamente, adesso per continuare a dire, faremo dei percorsi anche più specifici, anche perché comunque le questioni di genere affrontate nelle loro pluralità è uno adesso proprio degli assi portanti di questa amministrazione. Lo sta diventando sempre di più, insieme all'antirazzismo e a tantissime altre questioni dei diritti, e quindi lavoreremo tanto insieme su questo. Quindi anzi, se avete delle proposte sono ben accette. Grazie. Domanda? Sicuri? Vai, Lisa. Salve a tutti, io avrei una domanda sul tema dei warm data, perché è un argomento che mi affascina e soprattutto personalmente, probabilmente è appunto un mio pregiudizio, sono abituata a pensare ai dati come a un qualcosa di freddo che non tiene in considerazione magari l'ecosistema di relazioni che si formano dietro un luogo pubblico come può essere la biblioteca. Quindi volevo chiedere appunto da designer, visto che anche noi ci stiamo imbattendo in questa ricerca, come si fa a tenere conto di queste relazioni al momento magari di fare un'intervista o raccogliere dei dati? Avete dei consigli da darci magari a riguardo? Grazie per la domanda. Rispetto al tema dei warm data, intanto come nasce questa cosa? Nasce in un convegno dove Nora Bateson, che si occupa appunto, come vi dicevo prima, la direttrice del Bateson Institute, quindi tutto quello che ha a che fare con la pragmatica della comunicazione e le ricerche sociali attorno alla relazione tra psicologia, diciamo, e sociologia, detta in maniera molto molto... A un certo punto viene invitata a un convegno di open data per progettare soluzioni, un po' quello su cui state ragionando anche voi, e lei dice: guardate, non abbiamo tanto bisogno di un convegno sui big data a proposito di questo, di dati che guardano troppo dall'alto, okay? Ma abbiamo bisogno di dati che stanno dentro le cose, ok? E un po' per riallacciarmi a quello che dicevo prima rispetto a l'approccio lean, ok? C'è un concetto molto importante dell'approccio lean che è il Gemba, che viene dal giapponese, che significa laddove accadono le cose, ok? Quindi e cosa significa questo? Significa che quando si progettano delle soluzioni non si può stare troppo lontani poi dal luogo dove accadono le cose. E quali sono queste cose? Nel nostro caso è la relazione con i propri pubblici di riferimento, come dicevo prima, i propri gesti, comportamenti, eccetera. Potrei parlare tanto di questo, se posso dare un consiglio rispetto anche magari al lavoro che state facendo voi, che immagino attraversi anche interviste, confronto, eccetera, è evitare di raccogliere delle opinioni da parte delle persone, evitare di fare domande del tipo: come vorresti che fosse questa cosa, o ti interessa questa cosa, ma cercare il più possibile di raccogliere comportamenti. Quindi avete da fare una domanda rispetto a un determinato servizio, non chiedete ti interessa questa cosa, ma l'ultima volta che ti è successa questa cosa, ok? L'ultima volta che ti è capitato di pensare a questa, com'è andata?
che cosa stava succedendo, chi avevi attorno a te, e qual era il contesto di riferimento. Okay, questo è un modo per generare dati caldi, dati contestuali, relazionali e relativi non tanto al cosa, ma alla relazione che si genera. Vi faccio un esempio molto pratico, diciamo così, che può sembrare fuorviante, ma in realtà è per rendere un pochino più tangibile quello che ho appena detto. Avete presente Enrico Mentana? No? Ok, Enrico Mentana a un certo punto si mette a fare open, non lui direttamente, fa tutta quella cosa per cui diventa... Ok, a un certo punto, poco prima di aprire open, pubblica un post su Facebook dove dice al suo uditorio della sua pagina Facebook e dice: ma se io open domani lo apro e lo metto a 4,99 euro al mese, me lo pagate? Ok. E sotto una sfilza di centinaia di commenti che dicevano: grande Chicco, certo, te lo paghiamo assolutamente, domani firmo, dimmi dove farlo, eccetera. Ok. Benissimo. Poi Enrico Mentana va dalla persona che lo deve aiutare a finanziare quella operazione editoriale e quello gli fa una pernacchia. Perché gli fa una pernacchia? Perché Enrico non avrebbe dovuto chiedere: non vi piacerebbe, farete questa cosa, non raccogliere l'opinione, ok? Ma quando è l'ultima volta che hai pagato 4,99 euro per qualsiasi cosa online, ok? Lì sì, raccogli il gemba, ok? Ora, questo è un esempio appunto più relativo proprio, no, alle iniziative, anche di impresa, eccetera, ma è proprio un'attitudine alla domanda che è completamente diversa. Okay? Tendenzialmente quello che succede spesso è fare delle domande per far emergere delle opinioni che sono evidentemente importanti, ma se si progettano servizi in base a una profilazione comportamentale che quindi è ancorata ai gesti quotidiani, ai comportamenti, è molto importante far venire fuori questi comportamenti, okay? Nella loro materialità di quando sono successi, nella matericità della relazione che hanno generato. Okay? Quindi questo è uno degli esempi, poi ce ne sarebbero anche altri. Per la dottoressa Agnoli, visto che prima parlava di questi ragazzi che le dicevano il termine biblioteca, mi fa pensare al libro, no? Si è mai pensato, magari è una domanda stupida, si è mai pensato a cambiare il nome delle biblioteche, chiamarla centro e poi il nome a cui è dedicato quel centro? Ovviamente sì, ma anche Sala Borsa, si chiama Sala Borsa. Allora, la tendenza oggi è tutti i progetti che possiamo vedere, nessuno, e se ha biblioteca, sfugge da qualche parte. Io che faccio l'intero progetto, l'intero percorso, quindi anche quello che è il sistema di identità divisiva, che ovviamente non faccio io, ci sono poi le competenze che uno, però questo è uno dei temi, come la chiamiamo, no? Allora, l'idea spesso, la prima, è quella di chiamarla come il luogo, ad esempio una biblioteca molto interessante degli ultimi anni, forse la più interessante che c'è, è ad Aarhus, si chiama Dock One, perché è il primo dock del porto di Aarhus, quindi si tende in qualche modo a legarla al posto. E perché devono essere il più possibile dei luoghi in qualche modo dove i contenuti ce li metti dentro tu, ce li metti dentro chi progetta. Quindi andando a Sala Borsa tu sai che poi ci vai per una mostra, ci vai per studiare e quindi poi si riempie dei contenuti. Purtroppo a me capita tuttora di andare in luoghi che non solo si chiamano biblioteca comunale, moltissimi, ma che si progettano oggi con lo spazio dei giornali e delle riviste che si chiama emeroteca. Io lì posso svenire, perché quante sono. Quindi questo problema delle parole e del significato delle parole è estremamente importante. E tutti i mondi che alla fine sono autoreferenziali tendono ad usare gli stessi linguaggi che in qualche modo da un lato ti danno anche il senso della professione,
ma di sicuro se tu lavori per un luogo, no, che deve essere un luogo aperto e per tutti, è una delle barriere sulle quali lavorare il nome. Come dicevo prima, questo ragazzo giustamente dice: ma un luogo che si chiama biblioteca, che cosa può contenere se non libri? E ha dato la risposta più giusta che poteva dare, no? Quindi questo del tema. E prima Veronica citava Casa Gialla. Casa Gialla nasce con l'idea di costruire un servizio rivolto ai ragazzi. Lì c'è stata una discussione sull'età, perché purtroppo quando noi parliamo di giovani parliamo indistintamente, quando parliamo dei nostri servizi, di persone che vanno dai 10 ai 18 ai 20 anni, che è già, e io sono tornata a rivedere adesso un posto molto interessante sul quale, se volete, poi ne parleremo tra professionisti, sempre, che mi aveva molto colpita un po' di anni fa a Oslo, e poi ne hanno fatti due, uno a Oslo e uno a Stoccolma, rivolti esattamente all'età. Stoccolma ha scelto 11-14, Oslo 10-14. Adesso sono ritornata e loro mi hanno detto che hanno molti problemi con quest'età 10-14, perché dentro ci sono almeno due o tre mondi. Casa Gialla, quindi c'è stata una riflessione a chi rivolgerla, sono ovviamente poi rivolti a tutti, ma il tipo di servizi, di linguaggio, di persone che ci lavorano, eccetera, eccetera, devono essere delle persone che in qualche modo sono capaci di mediare, la prima parola è mediazione, di capire questi pubblici, di non guardarli. Una delle risposte che ti danno sempre i ragazzi è: perché non vai in biblioteca? Perché è un luogo pieno di regolamenti, dove ti dicono di non mangiare e di fare silenzio, dove c'è personale e tecnologie lente e dove ci sono delle persone che non sanno nulla della nostra cultura. Allora, certo che tu non puoi mettere a lavorare con ragazzini così giovani delle persone che se hanno dei comportamenti, come potrebbe essere a me, un po' fastidiosi, perché sono i comportamenti che giustamente hanno in quell'età, ti fanno orrore. Se uno arriva con la cresta gialla, pieno di orecchini dappertutto, di buchi, no, ma anche in quelle che sono le cose che piacciono a loro, la musica. Allora, in questo percorso di Casa Gialla, il gruppo con il quale Fiu ha lavorato sono dei ragazzini delle medie, del Pilastro, che erano poi i ragazzini che in qualche modo erano sotto sguardo, sotto attenzione, anche da quelli che sono i servizi sociali. Una ragazzina ha continuato a ripetere che avrebbe voluto, e qui c'è una delle protagoniste di Fiu, che avrebbe voluto uno spazio dove potersi fare le unghie. Perché? Perché io da grande voglio fare l'estetista. Allora, tu dici: ma perché io devo? E invece queste richieste vanno prese molto seriamente. In questo caso poi non era una cosa che rispondeva solo a una ragazzina, perché probabilmente saranno moltissime le ragazzine che di fronte a quello specchio rettangolare con le lampadine, spero che sia stato messo così, io non sono ancora riuscita ad andarci, come quelle che vedete nei camerini da trucco, che andranno lì come facevamo noi ragazzine, no? Che ci truccavamo per poi uscire, no? Tutte insieme, andare a conquistare qualcuno. Allora l'idea è che tu vieni in biblioteca, ti trucchi e poi esci e trovi il videogioco. Sotto c'è Radio Immaginaria, ci sono quelli che stanno facendo un laboratorio di coding, è un luogo di opportunità, è un luogo di occasioni. Però non c'è dubbio che se noi non avessimo preso sul serio queste richieste, c'è un ragazzino che dice: io voglio fare il cuoco. Però io so già fare il cuoco, voglio fare un cuoco di quelli che diventano poi master chef. Io voglio mettere l'oro nelle pietanze, te lo ricordi, vero? Allora, oppure, come è capitato a me in un percorso che sto facendo in una
grosso centro vicino a Milano, di un ragazzino che ha detto, abbiamo incontrato 1500 ragazzini in questo posto, e questo ragazzino ha detto: io voglio un posto dove sfogare la rabbia. Allora tu dici: quale può essere, no? Come interpreto, come lavoro? Ah, mica lì ti metti a fare il bibliotecario, devi lavorare con altri per capire cosa significa costruire. Oppure una ragazzina, poi abbiamo fatto un concorso, che quella che ha vinto ha chiesto che in questo luogo ci fosse verde, 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 piante verde, e poi ha messo perché vicino, perché io con il verde mi sento meglio, perché quando sono in mezzo al verde studio meglio, perché con le mie amiche ci piace di più stare sotto un albero a chiacchierare, eccetera, eccetera. Ma io trovo che sono suggerimenti straordinari, quindi oggi non progetto nulla senza cercare di farlo con i cittadini, anche perché se loro sentono che c'è dentro lo specchio con gli smalti per le unghie, sentono non solo, come ha detto un ragazzino, vi ringrazio, è la prima volta nella mia vita che qualcuno mi chiede che cosa penso. Cioè, sono delle emozioni straordinarie che uno vive facendo questi facendo questi lavori di, non sono neanche di partecipazione, proprio di ascolto. E quindi insomma, dobbiamo molto lavorare con le persone. Vi ringrazio moltissimo, chiedo un attimo agli studenti di restare qui, invece ringrazio gli ospiti, un ultimo grande applauso per tutti e con alcuni di voi. Vi voi resteremo in contatto e poi spero che ci sarà occasione per mostrarvi i risultati del nostro laboratorio. Grazie mille.